I don't want to sleep. I want to enjoy the silence. Let my demons all come in. We're gonna make a silent Sabbath in the moon. No, 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 don't call me sunshine. No, 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 'cause I'm a moon child. Hit me away. Don't forget that gypsies know all the secrets of my trade. If you fix my tarot card, try to cheat me in your way. Don't forget that gypsies know all the secrets of my trade. No, 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 don't call me sunshine. No. I see black, black all around, black are the clouds over my town. Mama, don't cry, humans are barking mad. After millenniums of bloody streams, they don't understand. History teaches, but no one learns that we got just only one chance to breathe in this world. And people fight in the name.
of this deadly fear. I feel powerless, I just can't sit and see. Horror that grows while only tears run down my cheeks. What about us? What do we have to live with? Like silent puppets in hands of those who want fear to rule. And how will you tell your son? People fight in the name of God. Yes, how will you tell to your son? People fight in the name of God. Green are the fields where peacefulness sleeps. People don't worry, we've got strong weapons too. Love is the first, second, the awareness to know what is good. And manifestation that we are free. And how will you tell your son? People fight in the name of God. Yes, how will you tell to your son? People.
good
somebody drinking in some crosstown bar. Sometimes I feel, sometimes I feel like I'm inside to the whipping boys, tied to the whipping boys, tied to the whipping boys. Oh Lord, I feel like I'm dying. A chap fool, and I have to stand down and take it, baby. Oh, for loving you, I throw myself in sorrow as I look at what you've done. Nothing seems to change, bad times stay the same, and I cannot run. Sometimes I feel. Sometimes I feel like I've been tied to the whipping post, tied to the whipping post, tied to the whipping post. Oh Lord, I feel like I'm dying. Yes, oh Lord, yes, I'm dying. Into this world we
like a dog without a bone, an actor not alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is screaming like a toad. Take some holiday. Children play. If you give this man a ride, sweet family would die. Killer on the road. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand, make him understand that the world on you depends. Our life will never end. Girl, you gotta love your man. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we throw. Like a dog without a bone and an actor not alone. I said riders on the storm. Riders on the storm. Riders on the storm. Riders on the storm. Glide slowly in the mud, run till your head explodes. Justice is something fair. If you're not feeling guilty, why do you care? Come take a seat and breathe. Here comes the lion queen. I hope she has already had a snack, 'cause if she smells some dirty blush she made by your neck, she has no more pity for those like you. She dropped her own blues in a fire a lot of time ago. Even the wildest lion is hiding a scar underneath a thick skin deep inside her heart. And here comes the lion queen. Here comes the lion queen. To display the abundance of your praise will turn out to be vain. Can satisfy the royal hunger it if suppose on a tray.
take a seat and breathe. Here comes the Lion Queen. I hope she has already had a snack, 'cause if she smells of dirty blush, she may bite your neck. Hey, she has no more pity for those like you. She drove a hole loose in the fire a lot of time ago. Even the wildest lion is hiding a scar, and the nigga thick skin deepens of a heart. And here comes the Lion Queen. Here comes the Lion Queen. Here comes the Lion Queen. She's a Lion Queen. See her coming. When I say she comes, she comes, she comes. She's gone, she's gone, she's gone. She's the Lion Queen. See her coming Okay, I'll try. Okay? One, okay, you ready? One, two, three, four. Yes! Eccoci qua, eccoci in diretta con il Barone Rosso. Il Barone Rosso lo puoi vedere dovunque, non ho preparato niente stasera perché ci siamo intrattenuti a parlare con Bungaro, fra un po' arriverà anche Grazia Di Michele, però lo puoi vedere dovunque. Perché io dico dove puoi vedere un programma che tu stai vedendo? Perché ci sono altri media, non soltanto quello dove lo stai vedendo. Ad esempio questa è l'applicazione Flips, F-L-I-P-P-S. L'applicazione Flips, fra l'altro, apri l'applicazione, la puoi scaricare gratuitamente su tutti gli smartphone, eccetera. Ci sono tre righine qui che ti portano ai programmi, e tra questi programmi, tutti importantissimi, eccetera, tra questi canali, dalla CNN alla CBS, c'è Roxy Bar TV. Cliccando su Roxy Bar TV ti chiede, lo vuoi vedere se ci fosse un telefono, un televisore collegato? Eccoci qua. Eccoti qua, ti dice lo vuoi vedere sul tuo televisore, lo vuoi vedere, perché se c'è un televisore o un Chromecast o un Apple TV, automaticamente aggancia, te lo vedi a full HD nel televisore, e puoi anche spegnere il telefonino, usarlo per telefonare, così non consumi neanche banda, e te lo vedi tranquillamente lì. Poi altri media dove vedere Roxy Bar TV sono questi. Partiamo, devo fare tutto perché nel frattempo dico, eccoci qua, qui è, questo qui è roxybar.tv, poi dopo c'è la pagina Facebook di Red Ronnie, mettete mi piace così vi arrivano anche le notifiche, eccoci qua, eccoci qui in diretta nella pagina Facebook di Red Ronnie. Poi abbiamo YouTube, aspetta che vado su YouTube, perché non ho, stacca su di me quando cambio da una cosa all'altra, altrimenti vedi degli schermi bianchi che non...
questo è YouTube, allora video, andiamo a vedere video di YouTube, bisogna andare sui video, ed eccoci qua, questo è YouTube di Red Ronnie. Poi c'è Opti Magazine, questo è Opti Magazine, questo è il portale più visto in Italia, cioè per quanto riguarda la musica, 6 milioni di pagine, quindi già sfogliate, vedete, questo ad esempio, questo era c'è anche una rubrica che si chiama Redbox, che è questa, ad esempio questa era una cosa dedicata, un video e un articolo dedicato a Lucio Dalla nel suo 75esimo compleanno, aspetta che abbasso il volume qui. Adesso, prima di iniziare, però vi do gli appuntamenti per questa settimana. Ecco, del Barroso, Anna Viglietti, Luisa Pixi, ciao, Stefania Jacobini, farai il riposino dopo Nick Ned? Quale riposino Nick Ned? Non c'è riposino, non fate troppo casino che sto lavorando, Giuseppe Santa Croce, ciao Paolo delle Donne, Gianluca Spallanzani, si parte, Sasha Putrino, allacciate le cinture. Grazie, la Colombi nel 1986, sta parlando di Grazia di Michele, ad esempio, Andrea Neri. Allora, appuntamenti. Domani saremo a Rimini, anche per questo c'è qui sempre su Facebook sotto la diretta che stai vedendo, eccola qua, qui siamo a Rimini domani, c'è anche un video quando lo carica, eccolo qua, questo video spiega praticamente, fa vedere l'airstream che è quello alle mie spalle, questo qui mandiamo tutta pagina così te lo vedi a tutta pagina, eccolo qua, questo è l'airstream e qui dentro noi incontreremo i ragazzi che verranno a far ascoltare la musica, ok? Quindi puoi venire con una chitarra, con una pendrive eccetera. Importante, domani davanti all'RDS Stadium di Rimini, dove c'è il concerto di Jovanotti, si può venire anche se non si ha il biglietto di Jovanotti, quindi, mi toccherà di tenermela dietro, ok Olli, andiamo, dai, vieni Olli, andiamo, vieni, andiamo, dai, che dopo comincia il programma, perché lei vuole stare dietro di me, lei aspetta la merenda, il cenere, eccetera, comunque dicevo, domani lì può venire a farmi ascoltare la propria musica chiunque, cioè tutti quelli che, anche se non avete biglietto, Emilia Romagna, c'è Chiesto già che arriva da Milano, c'è da Venezia, dalle Marche, io sto lì dalle 3 in poi, dalle 15 in poi, dentro questo Airstream e ascoltiamo la musica di tutti, poi sceglieremo quelli che si esibiranno nei Fiat Music Live, dobbiamo scegliere anche chi si esibirà prima del concerto di Jovanotti, in 3 tappe avremo qualche gruppo che si esibirà prima del concerto di Jovanotti. Ok, questo è quanto, però partiamo adesso, questo qui, cioè, è incredibile le persone che mi scrivono quando sono in diretta, cioè, hai capito? Cioè, vabbè. Allora, partiamo. Lo conosco da un po' di anni, facemmo anche una volta un tour insieme, si chiamava Bibo Palula sotto la tenda, era uno dei ragazzi che facevano parte di questo tour. È stato a Sanremo quest'anno, ma non solo quest'anno, è uscito un album, Il mare dentro il viaggio, che è questo. A Sanremo era insieme a Ornella Vanoni e a Pacifico, Bungaro, Tony Bungaro. Vieni Tony, vieni qua, vieni qua, siediti qui, dove vai? Certo, ma prima parliamo un po'. Cagnotto, che bello che sei. Prima parliamo un po', allora, fammi vedere se sei inquadrato, se sei inquadrato bene, perché ti metto la telecamera per bene. Posto ecco. Bellissimo, meraviglioso. Allora? Che mi racconti? Che ti racconto? Sono felice, sta partendo il tour, domani sono a Bologna, parte la prima data del tour, e sarò al Bravo Caffè. Tante cose belle, sono successe cose meravigliose in questo periodo. Tu sei uno che te ne stai molto riservato, eh? Io non si vede parlare, non si sente parlare di te, non fai casini, non fai casini, non ti comporti bene, ma non va bene fare così. Bisogna fare degli scandali. Bene, questo lo dici tu, mi comporto bene. C'è chi, io sono, come si dice, il finto timido, però in realtà poi nella vita faccio cose anche molto più grandi di me, no? A prescindere i casini artistici, faccio una vita
molto bella, una vita in campagna dove i casini sono a mettere amache dappertutto, sì, a divertirmi, a fare cose veramente divertenti. Faccio una vita sana, mi piace molto questa, fare una vita bella, piena di... Non sei molto conosciuto, anche se hai avuto una bella botta di popolarità adesso andando a Sanremo, sì, anche se chiaramente le telecamere erano tutte sulla Ornella Vanoni soprattutto, no? Sì. A parte il fatto che avete portato Ornella Vanoni a suonare, lo dicevo anche quando hai fatto la telefonata, a RTL, quando mai Ornella Vanoni sarebbe andata su RTL, ad esempio, comunque in radio? Quindi, però tu non sei molto... Però tu dietro, cioè ad esempio... Mi hai chiesto, ti è piaciuto il film Perfetti Sconosciuti? Io ho detto, sì, mi è piaciuto molto. Perché? Ma non eri preparato. No, non è che non... Io so che tu hai vinto dei premi, ma non credevo che fosse tua la canzone che ha cantato, sì, la Mannoia in Perfetti Sconosciuti, peraltro, sì, di un mio amico che è Paolo Genovese. Paolo, grande Paolo. Fra l'altro, quando c'era Paolo Genovese in studio che presentavamo il film, io ho chiamato in diretta la Mannoia facendogli lo scherzo, no? E poi gli ho detto, ma Fiorella, ma tu hai dato la tua colonna sonora a quel film di merda? E lei, ma cosa dici, Red? Ma no, il fatto che eri in diretta. Pensa se diceva, sì, ma mi è convenuto. Pure... Ma l'hai fatto anche con me? Eh? L'ho fatto anche con te? Sì, sì. Quando? Due o tre volte mi hai beccato. E in studio c'erano o degli stagisti che erano venuti ai miei sì, corsi, vero, di scrittura, o artisti emergenti. Ma non mi freghi. No, invece con Fiorella è stata una bella esperienza, perché la canzone è scritta con Fiorella e Cesare Chiodo, un film bellissimo, è andato il film boom del cinema italiano. Fatto il giro del mondo, e sì, e dietro ci sono anch'io in quella Ma tu sei dietro a tante altre cose. Cioè, ad esempio, ti ho chiamato una volta Fiorella Mannoia per dire di fare una canzone per una di un talent. Ma anni fa, io devo dirti che Fiorella si diverte ancora con questo lavoro. Mi ricordo che mi chiamò e mi disse, guarda, vedi questo programma di Amici e c'è una ragazza di nome Deborah Jurato, ma era una ragazza emergente, fa, proviamo a scrivere una canzone, mi piace, perché non l'aiutiamo? E abbiamo scritto una canzone che poi ha vinto Amici, una canzone che, anche se fuori inverno, succede anche questo, cioè una come Fiorella che si diverte a prendere, a scommettere anche su nuovi talenti, lì ci siamo anche divertiti. Ascolta, aspetta che adesso Olly vai qui dietro, ok. Fra l'altro, si chiama Olly? Olly, come Olly Golighty, è il nome della protagonista del film Tiffany, quello lì, come si chiama, quello di Tiffany con la Audrey Hepburn, Colazione da Tiffany. Proviamo a chiamare la Mannoia, tanto non risponde, però vediamo. Ma poi tu hai scritto per tanti altri, cioè nel senso, quante canzoni hai fatto per altri tu? Beh, parecchie, sono stato anche fortunato, ho scritto per Malika, per Vanoni, per Ferreri, Mannoia, e poi la cosa più bella è che ho scritto per artisti brasiliani, internazionali, Miuccia Buarque d'Olanda. Chico Buarque? Miuccia sorella. Ah, Miuccia la sorella. La sorella, Paola Morelenbau, Anna Carolina. Devo dire che mi sono divertito, mi diverte molto fare questo lavoro, proprio tanto. Beh, lo fai in una maniera molto sana, devo dire. Mi piace farlo con ispirazione, sai? Non ha risposto, Fiorella. Non so se è in Italia, perché no, era in Brasile. Non so se è già tornata. Ma questo suono però è italiano, eh? E allora è tornata. Però sto dormendo, perché questo... No, questo no, ok. Ma sai, col fuso del Brasile... Si è tornata ieri. Si è tornata, sì, quindi sì. Capito. E... Poi a te però Sanremo ha sempre portato fortuna, eh? Ma devo dire di sì, Sanremo io ne ho fatto. Tu iniziasti nell'88. Nell'88? Sì. Eccola qua. Fiorella. Eccomi, Red. Sei in diretta perché c'ho qui Tony Bu. Mamma mia, ma che hai fatto? No, non sto bene, scusatemi. No, siccome c'ho Tony Bungaro qui, parlavamo di te. Ah, salutamelo tanto. Ciao Fiorella, come stai? Ciao Tony. Ah, insomma, Madonna. Ti sento, ti sento. Mannaggia. Ma sei tornata dal Brasile, mi diceva. Sono tornata dal Brasile.
Brasile, poi sono andata a New York, poi sono tornata, sono andata a New Orleans e poi sono arrivata qua. Scusa, ma a New York ho cantato, in New Orleans 3 giorni di vacanza e sono ritornata così praticamente. Ma tu lo saprai che in Italia abbiamo visto tutti le foto di te con il tuo compagno che hai postato, no? Perché per la prima volta hai dichiarato un amore pubblico, quindi abbiamo visto tutti sta roba. Lo so, ci vede che in Italia non c'hanno altro da fare. Guardare dentro Instagram e trovare una foto e fatto il giro con tutti i problemi che ci abbiamo. Hai ragione, Fiore. No? Che suscitasse tutto questo interesse. Ma tu adesso in questo momento cosa fai? No, pubblicamente non fai niente, quindi? No, sono ferma adesso. Vabbè. Sono ferma, mi devo curare perché non mi sento bene e poi riprendiamo con il disco nuovo. Infatti Tony se te li mette al lavoro. Io sono pronto come sempre, non vedo l'ora. Cerca di guarire, poi ci vediamo presto, Fiore. Appena guarisci ci vediamo, buttiamo giù le nostre idee come abbiamo sempre fatto. Come abbiamo fatto, ti abbraccio, ti voglio bene. Grazie, ciao Fiorella. Anche a voi, un ciao, a ciao, tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao bambina. Ciao, ciao. Ciao. Sta conciata forte Fiorella. Fiorella è un artista incredibile, sai. A me piace molto. Fiorella, guarda, per un autore, io che scrivo da tanti anni, è una grande fortuna, perché poi Fiorella, lo dico sempre, è una voce pensante. Cioè, quando canta... Non è soltanto una voce pensante, è anche un essere pensante. Appunto, essendo un essere pensante, quando doni una canzone a Fiorella, in quel momento sembra scritta da lei, no? È anche una canzone di un altro. Con tutto che lei è una bravissima autrice da anni, che scrive anche testi perfetti sconosciuti, l'abbiamo fatto insieme, un'artista sempre molto attenta a quello che succede, sì. Non lascia mai nulla... Poi mi ha fatto anche scoprire delle cose che non conoscevo. Lei si occupa ad esempio di un prete laico praticamente in Brasile che si occupa delle favelas, è sempre impegnata, quando ha un'opinione la esprime anche se non è di moda. No, è sempre in prima cioè, linea, nel senso è una che, cioè, io ho sempre detto che su Twitter, sai, i cantanti non raramente esprimono delle opinioni perché vogliono piacere a tutti. Ormai c'è la ricerca del consenso, che non è soltanto da parte dei politici ma anche da parte dei personaggi pubblici. E allora, sai, se tu ti metti, io mi ricordo sempre, ho già detto altre volte, che una volta Pavarotti mi disse Baciccio, perché mi chiamava Baciccio, ma chiamava gli amici Baciccio, Baciccio, vedi, te sei vegetariano e va bene, ma non devi dire che la carne fa male, perché il macellaio giù da me mi ha detto, io ero un fan di Redroni e adesso non lo guardo più perché dice che la carne fa male. Baciccio, non lo devi dire perché ti alieni i fan. E io ho detto, vabbè Luciano, però io la penso così, quindi... Ma tu da quant'è non mangi carne? Da 90. Dal 90, me lo ricordo. Sì, perché quando facevamo il Apollo sotto la tenda, insieme, sì, sì. Esatto, io non mangiavo carne, latte e latticini. Ma anche Gianni, io anche Gianni Morandi, con Gianni, sì. Mi ricordo, non, era sempre lì, pasta, verdure, limoni, vitamine, insalate. Ma lo fa ancora adesso, credo, e poi si tiene da Dio. A proposito del tour di Gianni, sai che noi abbiamo fatto un tour, tu non hai mai visto immagini di quel tour, Viva Polor sotto la tenda? No, non me le ricordo, però mi ricordo era che bello. C'era, assolutamente. Avevamo il palco, perché tutti oggi esaltano... Era un ring. Tutti oggi esaltano, facciamo per la prima volta il palco al centro, sento questi spot. No, è la vita. Io feci il tour di Gianni Morandi, sì, che sì, sì. Lo pensai con un palco al centro. Sì, sì, sì. Ci chiamavi tu sul palco, ti sì, ricordi? Sì, ma spiego anche il perché. Perché quando facevo il programma con Morandi, no? Siccome per Morandi era un mettersi in gioco, allora mi venne in mente che... Elvis Presley, nel 68, il colonnello Parker decise di far fare uno show televisivo a Elvis Presley per riportarlo in TV. Allora andarono a New York, c'era un regista, no? E dissero col regista, cosa faresti tu? E lui dice, io voglio che lui sia in mezzo alla gente. Ma come in mezzo alla gente? Ma lui non può stare in mezzo alla gente per questione di sicurezza. E il regista disse, va bene, facciamo un esperimento. Che esperimento? Elvis adesso scende, visto che era vestito abbastanza normale, perché quando aveva gli occhiali scuri, scende
erano nella Fifth Avenue, quinta strada di New York, scende, poi cammina fino all'angolo della strada e torna indietro. Se nessuno gli rompe le scatole, fate come vi dico io. Incredibile. E allora c'erano tutti, chiaramente prima mandarono giù tutte le security, appostata, pronta a intervenire. Poi Elvis scese da solo, cosa che non aveva mai fatto, camminò. E stette anche un quarto d'ora all'angolo della strada, incredulo, perché nessuno lo riconosceva. Per lui era una libertà. Torno su e dice facciamolo. Allora lui prese un piccolo palco, mise Elvis con i suoi musicisti al centro e un po' di gente attorno. Quello io volevo fare. Morandi capì al volo e disse no, ma perché è poca gente? Facciamo tanta gente e poi c'era Paddeo e facciamo pagare. Sì, con la tenda. Sì. Con la tenda. Sì, andiamo in giro con la tenda. Dopo quella tenda la usammo per portare tutti gli artisti emergenti. Sì. C'eri tu. Sì, c'era. C'era Roberto Kunstler. C'era. Paola De Mas, Stefania La Fauci, Valentina Gauthier, Matteo Teo. C'era un altro cantatore bravissimo. No, Kunstler era. Quell'altro, Giovanni Nuti. Sì. Giovanni Nuti. Poi c'erano i Tiro Mancino, sì, Tiro Mancino, eccetera. No? E poi facevano musica funky loro. Sì, facevano musica funky, sì. Sì. E poi ci veniva a trovare, anche, ne so, anche Morandi veniva a trovarci. Giovanotti venne a trovarci. Con una tribù che balla. Sì. E Morandi cantò, te lo ricordi che Morandi cantava insieme a te e noi la canzone di Sanremo? Assolutamente. Allora sì, guardatela. Sì, sì. Non ci posso credere. No, sì. No, ma che sorpresa, ragazzo. Che si chiama Bubbero. Dove sei Bubbero? Dove è Bubbero? È lì, no, è nel tuo cuore lui. Ma che bello. E ce l'hai lì. Allora Bubbero, che sicuramente abbiamo visto la Sanremo. Ma ti rendi conto? Ciao Gianni, ciao Reto. Ciao a tutti. Sto parlando di una vita. Bungaro secondo. Leggi meglio. Bungaro? No, leggi. Vai in Susi, va bene. Ma che bella sorpresa. Leggi, Gianni sei unico. Va bene. Leggilo. Allora, Bungaro, la canzone che hai cantato a Sanremo. Questo sì, si potrebbe qui. Si potrebbe cantare, però. Sì, magari loro la conoscono. Com'è? La conoscete voi? Com'è che faceva? Pensa a sé. Ma come fai a cantarla da solo? La cantiamo insieme. Sì, però c'è un'altra sorpresa. C'è un'altra sorpresa stasera. C'è con me Rosario Di Peppa. Vieni Rosario. Oh, dai! Ma guardate, che figata. Di vivere alla grande incamminando l'anima di un canzone e noi qui cerca di un diamante
Hai visto che bella sta roba, eh? Mamma, che sorpresa, non me l'aspettavo. Ma rivedermi mi fa un po' di tenerezza. Vedo un ragazzo pieno di energia. Ma non, non c'hai immagini tu di quando eri ragazzo? Sì, io immagino anche più cose. Tu immagini che io a 9 anni, adesso questa te la racconto. Io vinsi il Festival di Sanremo nel 73. C'era il Festival dei Ragazzi e con una bianchina mio nonno partì da Brindisi e mi portò a Sanremo, 2 giorni di viaggio, e arrivammo io, mia sorella, e con mia madre e mio nonno per fare questa manifestazione. Eravamo stati scelti tra 2-3 mila ragazzi. Ma in Sanremo vero? Sanremo proprio al Casinò. Io arrivai a questo Casinò, cantai una canzone, il Tango delle Capinere, e arrivai primo, e mia sorella cantò È figlio dell'amore di Rosana Fratello, e arrivò seconda. La famiglia Bungaro lo spopolò. Sì, ma io ho un fratello a Los Angeles che è un grande artista, ha scritto, ha vinto un Grammy con Yusundur, ha prodotto 3 dischi di Yusundur, ha lavorato con Patti Smith, con David Foster. No, ma questa storia non la sapevo. Max Calò, se ci vede lo saluto. Ma scusa, ma cosa è successo nella tua famiglia perché nascessero tutti i giorni? Mio papà era uno chef, mia mamma era una casalinga e ci piaceva cantare. Mio nonno Bungaro era intonatissimo, forse abbiamo preso da lui. È una famiglia molto allegra, molto unita, ancora adesso. Un po' di malinconia. Che anno era? Era il 91, era esattamente il primo marzo 1991. Sì, Sanremo del 91. Ed eravamo, no, manca, scusa, Marco era maggio, 90, maggio 91, ed eravamo a Mantova qui. Mantova, sì. Anzi, sbagliato tutto perché c'ho parecchia roba. Eravamo a Milano il 28 maggio del 91. Manca Conidi. Peccato. Quel giorno non c'era perché il trio era Bungaro, Conidi. È vero, perché a Sanremo andaste voi tre a Sanremo. Sì, andò benissimo. Ecco il trio a Sanremo. Eccoli qua. Tu dici, cosa mi fai vedere? Ma che mi fai vedere? Ti faccio vedere questa non roba. Non ci posso credere. Tu l'hai mai vista sta roba? No. La gira sono di una radio in questa primavera di Ginestra. E noi qui. Sì, ma dove ce l'hai fatta questa? A Sanremo. La finestra. Qui siamo a Sanremo, Hotel des Etrangers. Ma aspettare di salire, comunicando le intenzioni. Che purezza, ragazzi. Vivere alla grande. Tanti mal legati.
stupendo. Bellissima, è finito tutto e ci restano le canzoni per lasciarsi andare. Bisogna solo ricordare, ricostruire e adesso impegnarsi a fare gli uomini veri. Insomma. Ma forse adesso conviene guardare tutto il giornale una volta ogni tanto perché dicono le perché quel giorno vere, ti ricordi c'era la guerra nel Golfo? Credi che c'era la guerra nel Golfo? E lì prima della nostra esibizione salì la presentatrice, che non mi ricordo, e disse finalmente è finita la guerra nel Golfo. Il trio, entrammo e cantammo questa canzone. Fu per noi anche un momento... sì, ma pensa che anche questo è attuale anche oggi il sì. Giorno Sinfonico Nazionale dalle divise che porta fa il proprio dovere anche quando non ci crede Marco. I nostri ragazzi come noi a questi va il nostro pensiero e spesso invece dei tanti nomi così forse sarebbe il caso che il telegiornale si occupasse anche delle persone un po' così sai quelle proprio più di strada, più di cose, senza che poi alla fine sono loro che restano lì o tornano a casa. Ma io credo che i ragazzi ci sia uno scollamento tra la realtà dei ragazzi e quella che vedono. Infatti i ragazzi poi non guardano il telegiornale perché non ti raccontano mai la tua realtà e anche quando ti raccontano la tua realtà tu sai che loro non la sanno. Sì, è vero questo. Io penso che negli occhi proprio dei ragazzi c'è qualcosa di che va al di là delle notizie. Per quanto mi riguarda, io penso che c'è una voglia di star bene, però è inconscia, è dentro e siamo tartassati da tante cose che purtroppo non vanno. Proprio questa canzone, a proposito, che è stata scritta da noi, era proprio una liberazione e c'era una positività nel testo, questa voglia di incontrare un giorno eccezionale, magari, è molto difficile, però noi ci proviamo. Forse in questo momento ci va di sorridere con questa canzone. Quando l'abbiamo scritta eravamo più incazzati. Quando l'avete scritta? C'era già la guerra quando l'avete scritta? Sì, c'era la guerra, ma non è che c'era proprio la guerra, c'era nell'aria qualcosa di strano. Sì, perché già era cominciata ad agosto, si sapeva, beh, noi pensavamo non ci sarà, però c'era venuta anche un'idea, se vi ricordate, a proposito di Baghdad. C'era qualcosa a proposito di Baghdad che poi abbiamo scartato perché sembrava troppo sfruttare l'occasione. Me la ricordo. Ma se fossimo a Baghdad a fare il militare, meglio starsene più in là e continuare a cantare. A se fossimo a Baghdad a fare il militare. Sai così? Ma questo a novembre, quindi non c'era ancora la guerra. Ok. Che cosa mi hai fatto vedere? Mamma mia. Che belle energie. Poi arrivederci, siamo tutti padri di famiglia, abbiamo... Sì, ad esempio Sofì Di Bianco scrive Marco Corridi sta con l'orchestraccia adesso. Sì, è un bellissimo progetto tra l'altro. Cioè? È un progetto teatral musicale, canzoni romane, sì. Lavorano tantissimo, fanno un sacco di concerti. Massimo Borgatta, bellissime storie, sempre un piacere ascoltare e imparare. Chi è Max Calo? Mio fratello. Ah, tuo fratello Max Calo? Sì. Ciao fratello, ti sto seguendo, sei il top. Max da Los Angeles, lui è... Che figata, ciao Max. Ciao Jenny, come state? Ma veramente? Ti giuro. No, fammi vedere. Non ci credi, scusa, ti piglio per il culo, scusa. Cazzo, mi sta seguendo, siamo forti. Bellissimo. Beh, sono contento. Tra l'altro con lui ho scritto il Mare Immenso. Lui ha firmato con me il Mare Immenso, il pezzo di Giusy Ferreri. Poi Max è un grande musicista, ha fatto cose belle, molto... Anche un film, la colonna sonora di un film di Morgan Freeman, cioè, sì. Non scherza il ragazzo. No, molto di forte. Belle con Indy me l'ero dimenticato, di Belle sembrava un incrocio tra Baccini e Samuele Bersani. Sì. Beh, ricordi, quante speranze, quanta poesia, che visi puliti e puri, Massimo Borgatta. Eravamo così.
Oggi, ancora adesso spero. Ombre Tafalandaggio, ho perduto un amico improvvisamente per un infarto nella notte, aveva 44 anni. Pensare che trovare questo pezzo qui dice proprio: pensa che un giorno nuovo senza buoni e cattivi dove l'unico piacere è essere vivi, beh, la dice lunga. E beh, non ci sono coincidenze, Ombretta. Eh sì. Già maturo, bungalo, fin da giovanissimo, è vero. Tu eri già maturo. Venivo dalla strada. Ti risaluta Max, ti saluta. Ciao Max. Il mare immenso è uno dei brani più belli mai scritti in Neonight. Ale. Beh, il mare immenso lo suoniamo? Sì. Ti va? Certo. Ho fatto un'istidea. Vado? Vai. Ah? Certo. Vedi, era... Tutto in diretta. È certo. Non era previsto, che bello. A volte io vorrei arrivare in cima ai tuoi segnali per intuire tutti i sensi unici. A volte quasi sempre io mi perdo nella notte, decido poi di scivolarti addosso e cancellare tutto e niente ti appartiene. Ma c'è qualcosa dentro che mi morde l'anima, l'amore che distrugge come un cielo a fulmine il nostro cuore fuori legge, spara colpi di dolore, è troppo tempo che non si fa più l'amore. Non scorre il sangue dentro al fiume che ci portava verso il mare. Quel mare immenso, quel mare immenso. Adesso non mi pento più, rimango qui da solo, dipingo la memoria alle pareti. Lo so che quasi sempre io dimenticavo il senso, non respiravo venti più leggeri, ma scivolato tutto e niente ti appartiene. Ma c'è qualcosa dentro che mi morde l'anima, l'amore che distrugge come un cielo a fulmine il nostro cuore fuori legge, spara colpi di dolore, è troppo tempo che non si fa più l'amore, non scorre il sangue dentro al fiume che ci portava verso il mare. Immenso come radici agli alberi d'inverno, senza più foglie, quel mare dentro che spegne e annega ogni tormento, mi toglie il fiato, ma poi ancora respiro senza più fiamme, senza più fiamme, senza più fiamme. Oh no no no, oh no no no. I don't. È troppo tempo che non si fa più l'amore. Allora, dei tanti commenti, tutti entusiasti, c'è quello credo più importante. Un tale Max Calo scrive: che bello riascoltare questo pezzo, lo ricordo come se fosse in questo momento, l'abbiamo scritto stranamente in mezz'ora, eravamo ispirati. I love you, my brother. È vero, mezz'ora di furore, perché eravamo nel suo studio di registrazione e lui viveva in Italia in quel periodo,
Io sono andato lì con un'urgenza, con un testo, ho detto voglio assolutamente fare questa canzone, facciamo questa scommessa perché c'è una storia dietro e mi chiamo la Sony, parlo qui, va bene? Parli. Mi chiamo Roberto Rossi e mi disse senti c'è Giusy Ferreri che vuole tornare al Festival di Sanremo, però abbiamo già un pezzo, c'è un pezzo di Giusy, c'è un pezzo di Baustella, un pezzo di Ruggerio, ma perché mi ha chiamato se hai già il pezzo? Ma non siamo ancora convinti, se hai una canzone scrivila. Ho detto guarda sarà difficile e io nell'arco di una notte scrissi questo testo, andai da mio fratello e nacque poi la musica del Mare Immenso. Sì, difatti complimenti Max e Tony, meraviglioso, Francesco Caruso, complimenti ai fratelli Bunger, Massimo Borgatta, grazie davvero, i brividi ogni volta che la sento, Francesco Pandolfo. Red, c'è l'audio favoloso, Cristiano Pedrari. Che bello, vedi? Beh, ma anche sai, qui si sente bene, di solito è raro. Ma noi abbiamo delle persone, noi siamo bene. Un team, siamo in tantissime perché chiaramente ci sono sei persone che stanno curando l'audio in questo momento, ci sono 15 cameraman, tu non li vedi, ma ci sono, abbiamo l'assistente alla regia, abbiamo il segretario di produzione, abbiamo un team fantastico. Non ti fai mancare niente. Sì, siamo due gatti, però due gatti che lavorano bene. Allora, sembra un'altra canzone cantata da te, scrive Sofia Di Bianco, stupenda, mi è sempre piaciuto un casino questa song, scrive Luca Bartoli, è forse l'unica compilation di Sanremo che ho comprato in vita mia, vedi ad esempio, dipingo la memoria alle pareti, lo so che quasi sempre io dimenticavo, ti scrivono i testi, che bello riascoltare questo pezzo, comunque bravissimo Bungaro, che musicisti che abbiamo. Poi in alcuni hanno scritto non sapevo fosse di Bungaro, credo fosse della Fe, perché stranamente, vedi, e purtroppo diciamo che i talent hanno snaturato un po' il cantautorato, cioè è chiaro che noi con i cantatori non eravamo abituati a pensare che una persona non solo cantasse la canzone che aveva scritto lui, ma che quelle sensazioni le avesse provate, perché si dava un beneficio di verità al tutto, assolutamente, no? Invece oggi stai lì perché adesso visto che hai preso gusto, certo, visto che sto vedendo questo perché il mare dentro c'è anche in questo album di Tony, questo album sono dal vivo, come sono queste canzoni? Sono tutte suonate dal vivo e tra l'altro le risuoneremo domani a Bologna, te lo dico già, venitemi a trovare ragazzi, c'è un bel tour in tutta Italia, il tour è questo, domani a Bologna al Bravo Caffè, poi ci sarà il 16 marzo a Sassari, al Birdland, il 17 marzo a Cagliari, al B-Flat, 14 aprile a Mola di Bari, dal Canonico, 15 aprile Parabita, Lecce, all'Acri Lifestyle, dico anche i nomi dei luoghi, perché è importante, no, perché chi fa musica dal vivo, i locali, meritano di essere pubblicizzati, giusto, 27 aprile a Ferrara, al Torrione Jazz, 28 aprile Civitanova, al Teatro Hannibal, 17 maggio a Milano al Blue Note e 28 maggio a Roma all'Auditorium Parco della Musica. Queste sono le date per ora certe di questo tour di Bungaro. E dicevo che sono, però ce ne sono alcune fatte in studio o tutte dal vivo? Guarda, anche gli inediti rimessi in questo disco, perché è una ristampa, sono stati suonati dal vivo in studio. La tecnica è sempre di suonare tutti insieme dal vivo per mantenere il sound di questo disco che poi portiamo anche in giro. Devo darti una brutta notizia però. Oddio, che succede? Mi dispiace. Sofì Di Bianco la scrive. Tony, fai il vinile. Ormai compro solo vinili per colpa del rosso. Ma lo stiamo preparando. Altrimenti, Rosario Di Bello lo salutiamo. Ciao Rosario. Ciao Rosario. È un grande artista, quindi le canzoni nascono anche in pochi minuti, restano eterne attraverso il tempo, passando dal cuore in cuore. Grazie Max e Tony. Pamela Volta. Questa canzone grazie, è un capolavoro. Filippo Fazio, Bungaro Live. Fai conoscere sempre cose nuove degli artisti e poi li metti completamente a proprio agio, danno il meglio, cose che in altri contesti non vengono fuori. Diciamo che altri contesti non hanno neanche la libertà che ho io, quindi non è solo merito mio. Il merito mio è quello di aver insistito per avere per trovarmi uno spazio da poter offrire agli altri. Visto che rimaniamo in Sanremo, sì,
facciamo il pezzo che hai fatto a Sanremo con Pacifico e con la Vanoni. Sì, qui c'è una mia versione. Quella voglio sentire. Te la faccio sentire. Tanto ti abbiamo fatto. C'è il testo, perché non te lo ricordi ancora, Guarda, l'ho messo lì perché lo cantava Ornella, però vuoi scommettere che me lo ricorderò? Guarda, non guardo neanche lì. Allora, posso portartelo via? Che bastardo. Ci proviamo? No. Imparare ad amarsi. Giorno per giorno, senza sapere cosa mi aspetta, non è in mio potere. Gioia e tristezza, sempre davanti, stanze vicine, comunicanti, e in fondo sentire che niente finisce mai. È un tempo infinito il presente, non passerà. Bisogna imparare ad amarsi in questa vita, e bisogna imparare a lasciarsi quando è finita, e vivere ogni istante fino all'ultima emozione. Così saremo vivi. Gabbia di ossa, libero il cuore. Hai preso dolcezza da ogni dolore. Conservo l'infanzia, la pratico ancora. E la bellezza mi affascina sempre, e in fondo sentire che esisti felicità. E abbracciami ancora una volta, mi basterà. Bisogna imparare ad amarsi in questa vita, e bisogna imparare a lasciare quando è finita, e vivere ogni istante fino all'ultima emozione. Così saremo vivi. Na-na. Bisogna imparare ad amarsi, e bisogna imparare a lasciarsi. Bisogna imparare ad amarsi e a perdonarsi. Che bella che è questa canzone. E poi tu la fai molto bene. Sono due cose diverse. Cioè, tu l'hai fatta in una maniera e la Vanoni l'ha fatta in un'altra maniera. Sono due canzoni diverse. Ma è giusto che sia così. Certo. È giusto che sia così. A parte il fatto che chiaramente una canzone, aspetta che Olli vuole scendere, una canzone che interpretata da una donna è diversa da una canzone interpretata da un uomo. La stessa canzone, hanno due aspetti diversi, quindi sono completamente, cambia tutta la storia, cambia. Ma chiaro, cambia la storia, ma anche cambia proprio la direzione, perché esatto. Ornella ha una vita, una donna. Comunque, questa è la canzone più bella di Sanremo, Nicole e Ta Stars. Grazie. Una delle canzoni più belle di questo festival, quelle che rimarranno, Luisa Pixi, testo bellissimo, Massimo Cocchi. Sofì Di Bianco dice, stasera è un casino di emozioni, mi sa che ti vengo a trovare a Roma. Questa canzone mai come in questo periodo dovrebbe insegnare molto. Questa è poesia Gianluca Spallanzani. Cristiano Anchiosio, conservo l'infanzia, la pratico ancora, un testo che incanta, Luisa Pixi. Questa ti è arrivata direttamente dal paradiso, Sasha Putrino. Oddio, è più bella la canzone cantata da Bunga, Rosanna Rossa. Grazie. No, sono diverse. Sono diverse. Bellissima non canzone. Con chi sei in contatto? Morena Burattini, canzone attualissima.
purtroppo e per fortuna, parole che ti entrano nel cuore, rimarrà credo impressa nelle memorie di tutti noi, un pezzo che mi piacerebbe cantare. Invito tutti ad andare al concerto live di Tony, sentirete tutto il tempo brividi di emozione, lui è il numero uno, Mimi Ferri, senti grazie, come canta. Grazie. Che poesia, bravissima, eccetera. E poi tante altre. Andrea Neri ti chiede, com'è stata l'esperienza sanremese con un pezzo bello e tradizionale in un Sanremo con melodie moderne e riarrangiate? La Vanoni la interpreta in modo teatrale con una voce incredibile, com'è stata? È stato estremamente emozionante, poi era anche giocare facile con una fuoriclasse come Ornella. Io ero avvantaggiato perché avendo scritto il pezzo, partecipato con Gino al testo, e io ce l'avevo già nelle vene queste canzoni. Sul palco c'era un'energia incredibile, pazzesca, ma poi la cosa bella è che c'eravamo tutti sul palco, tutti gli autori, Antonio Fresa e Cesare Chiodo, che avevano curato con me la musica, Gino, eravamo una squadra e lei si sentiva leader di una band, cioè mi sento leader di una band quando sì. Salì sul palco. È stato veramente bello perché c'era una grande sintonia, ma anche una grande responsabilità, perché era una canzone importante, onorare la voce di Ornella, perché sai, lei veramente aveva fatto di tutto nella vita, mancava questo passaggio importante, si è messa in gioco, è stata molto coraggiosa e il pezzo credo sia arrivato a tutti. Avanti a cantare, ok. Okay. Michele Garbone, sei unico red solo, non solo per essere uno storico della musica, ma soprattutto per farci conoscere i grandi artisti che senza il tuo esserci non avremmo avuto volto di apprezzare. Bunker è bravissimo. E viva la musica dal vivo. Fra l'altro c'è uno che ha scritto, Bunker me lo ricordavo e noi qui credevo fosse sparito. No, anche a me ogni tanto mi dice, ma io mi ricordavo te a Bibo Palula, ma non eri sparito. No, siamo qui, hai capito? Ma sai che c'è, se non vai in TV, no, sparisci. La cosa più bella è che in diretta, come adesso, non mi dicono, Red, torna in TV. Dico, cosa stiamo facendo? Ma sì, ma spesso mi succede anche a me. Ma è una scelta quella di, più che sparire, di stare dietro le quinte, di esserci sempre costantemente. E poi ogni tanto, in questo caso, portare questo spettacolo in giro, questo progetto, curato nei minimi particolari, con grande amore da 2 anni, era giusto poi portarlo finalmente, mettersi di nuovo in gioco. Ma non è un progetto nostalgico, sono canzoni che sono tornate a casa, ricorteggiate, riarrangiate. Ritroviamo canzoni come Io non ho paura, Perfetti sconosciuti, Guardastelle. Senti, e degli omaggi, scusa, molto, molto divertenti. Ma tu quanti fratelli e sorelle hai? Ho una sorella, Annarita. Annarita? Annarita. Ah, eccola, allora lei, Annarita Calò, ti adoro, fratello mio. Anche lei, ma come fanno tutti? Pensa, non l'avevo detto a nessuno. Ho capito chi è. Chi è? Prima parlavamo con mia figlia Giulia. Sicuramente lei ha mandato WhatsApp a tutti. Ah, beh, certo. Infatti mia mamma si arrabbia spesso, dice, ma ti ho vista in televisione, non mi dici niente. Anche in questo sono sempre molto discreto. Allora, ti stanno chiedendo, quando tu ti rendi conto che hai scritto una bella canzone, come fai a darla a un altro? Perché è un atteggiamento di condivisione. Io sono, ho questo tipo di predisposizione. Credo che tu devi scrivere una grande canzone per te, ma anche per gli altri. Perché anche per me ho scritto delle canzoni importanti. Quando feci Sanremo nel 2004 con Guardastelle, ti dico la verità, ti racconto questa storia che la sanno in pochi. L'avevo scritta pensando a Lucio, andai da Lucio alla... Lucio Dalla? A Lucio Dalla, sì. Guardastelle. Guardastelle. L'avevo scritta per Lucio, e andai alla Reggia di Caserta, lui era in tour, gli feci sentire il brano, e lui in bolognese, io non lo so fare, che bello questo pezzo, me lo metti da parte, mi piace moltissimo. Stava uscendo con l'album, mancavano 3-4 giorni all'uscita del suo disco, e mi disse, ti prego, mettimela da parte. Poi il destino ha voluto che la portassi io al festival, ma quella nacque per Lucio, quella canzone. Sentiamola. Sì. Si può accordare in diretta? Si può fare, che bello. Certo. L'accordatura da rete in diretta è interessante. Sai cosa diceva Fausto Mesolella, che è dietro di te? Sì, sì, sì. Lo so, una vita. No, che i chitarristi passano metà della vita ad accordare la chitarra e metà dell'altra, l'altra metà a suonare con la chitarra scordata. È vero.
il grande Fausto. Anzi, gliela voglio dedicare a Fausto. Guarda stelle. Guarda stelle. Da qui mi piace calcolare le distanze. Da qui proiettarmi nello spazio siderale. Da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho conosciuto la costellazione, da qui, senza mai guardare dentro un cannocchiale, perché, perché la mia vista vede, è una lente naturale, e ho fantasie, e posso anche volare. Fantasia, lo sai, ti fa volare. Guarda stelle, guarda, in questo mare di stelle mi perderò con te. Guarda stelle, guarda, è un cielo di fiammelle, bruciano per te. Oh no no no, oh no no, oh no no, no. Da qui mi stacco da terra di immaginare, da qui chissà, chissà se c'è un mistero grande da scoprire. Da qui, da qui, una libera preghiera per una pace da inventare. E ho fantasia, e posso anche volare. La fantasia, lo sai, ti fa volare. Guarda stelle, guarda, in questo mare di stelle mi perderò con te. Guarda stelle, guarda, è un cielo di fiammelle, bruciano per te. Sotto il cielo la terra, ogni uomo una stella, una speranza sospesa tra la scienza e la guerra. Una speranza sospesa tra la scienza e la guerra. Guarda stelle, guarda, in questo mare di stelle mi perderò con te. Guarda stelle, guarda, è un cielo di fiammelle, è un cielo di fiammelle. Mamma che bella, e guarda, la sensazione che ho avuto io la stanno avendo tanti altri, cioè sento Lucio che canta, Nicole Etta Stars, Sasha Putrini, mi sembra di sentire Lucio che canta questa canzone. Che bello. Sì, Luisa Pixi, riesco ad immaginarmi Lucio che canta questa canzone, sì. Pascal Molene, è possibile immaginare Lucio che canta questa canzone, Lucio Dalla, e una persona, aspetta, dov'è? Tra i tanti messaggi, eccolo qua. Alessio Puscedo chiede: puoi chiedere a Bungaro? No, quello non c'entra. Se può accennare Sara Forte del Sanremo 88, no. Federico, Chico, ecco qui. Ascoltando questa canzone, mi viene da chiederti: che rapporto hai con l'altra dimensione? Che domanda importante. Io credo che ci sia sempre qualcosa di più
di più grande di noi. Non... Io sono abituato tutte le mattine a, a ringraziare il giorno, che sia di pioggia, di sole, di tempesta o di armonia. Credo che sia bello l'idea della, della gratitudine, del ringraziare qualcosa che la senti, che è lì, che è nell'aria. C'è una frase bellissima, io ero in un posto a Barcellona tanti tanti anni fa, c'era scritto l'arte è il sorriso di Dio, e credo che questo per me è un motto, cioè credo che l'arte sia il sorriso di Dio. C'è, ogni volta mi commuove, grazie, un vecchio decadente romantico, Massimo Borgatta. Poi c'era un qualcosa, è che se ne scrivete troppo. Ah, Raffaele Santoro, sarà un piacere, un'emozione ascoltarti in Salento, alla Crie Lifestyle di Parabita, sei un grande. Ti aspetto a braccia aperte. È vero che sembra sentirci un po' di Lucio, ci starebbe a pennello, ma fatta da te gli dai quell'anima che solo l'autore stesso può dare. Cosa facciamo adesso? Ti faccio vedere un video. No. No, non ti va. Dopo. Dopo? Sì, però sì, facciamo il video. Beh, facciamo il video. Facciamo il video. Vieni qua dentro, vieni qua. Vieni qua. Eccoti! Ciao, grazie. Ah, che bello. Sono arrivata sotto la pioggia. Ma vedi che figata. Sta piovendo? Tutto. Siamo ciao. In diretta. Siamo ciao. Lo so che adesso sono appena grazie. Arrivata, fresca fresca. Allora? Allora. No, volevo dire una cosa, ma voi non avete fatto un pezzo insieme? Sì, ma lui non lo sa. No, penso che... Lo sai che è successo? Siediti qui un attimo. Una cosa incredibile. Siedi qui. Che non ci credirai. Che dimmi. Allora, esisteva questo foglio di carta in studio di registrazione. Sì. In uno studio, non mi ricordo quale. Non so dove eravate. A Milano, dove eravamo a Udine. A Udine. A Udine. Una di quelle cose che non ci si crede, prende questo foglio di carta, lui, dove c'era scritto un testo, sì. E prende la chitarra e lo musica sì. nel tempo della lettura. Sì, quattro minuti del... Cosa c'è? Amore, bello! Vabbè, lei è sempre qui. Bellissimo. Bello, amore. E quindi lui praticamente legge questo coso sì. E lo legge, lui legge, e mentre legge fa... Il pezzo, molto, guarda il codino, ma così lui scrive in questa maniera incredibile. Ma scusa, ma non sapete di chi era sto? No, questa no, è una cosa antica. È una cosa antica. Un foglio di carta scritta da Zeppieri, da un autore, sì. Mi mette questo foglio di carta in questo studio e io in tre minuti e mezzo scrivo questa canzone. Ma mentre lo legge, e poi è arrivata a me, perché le cose della dopo vita... Dopo anni questa canzone è arrivata a Grazia. Ho detto voglio un pezzo inedito del disco delle cover e quindi ho preso il suo perché ma lui non se lo ricorda, quindi insieme non la fate. Non si ricorda ma io non mi ricordo, cioè, io l'ho scritta e poi lasciata lì poi l'ho risentita l'altro giorno con un videoclip bellissimo e devo dire che vabbè, ma con Grazia abbiamo già fatto altre cose. Cosa avete fatto? Abbiamo scritto altri pezzi. Grazia, ecco, Grazia è una voce pensante, a proposito di voci pensanti. Che quando dice le cose sa cosa sta dicendo, con la sua delicatezza e l'intelligenza che poi che carino, grazie. E beh, ti distingue. Poi io, lei lo sa che io sono molto selettivo, no? Cioè non è che sì. La canzone, però quando si tratta di lei sono sempre no vabbè guardate la Olly cos'è tra le braccia di Grazia. Sì, ma difatti aspetta che vi faccio una foto perché siete troppo belli. La porto via perché non ne hai abbastanza? 49 cani. Io sono uno bellissimo. Tu ce n'hai uno, anch'io ne ho uno. 49 cani. Ma come si fa ad avere? L'hai visto chi? Ma cosa sono venuta a casa tua? Come bellissimo. No? Ma come si fa ad avere 49 cani? Ma si fa, hai 22 scusa. Gatti? Ma scusa, ma dove li tieni sti cani? È nella tenuta di mia sorella, che è in Sabina. Ma prendi tutti quelli. Tutti disgraziati. Tutti disgraziati. Beh, non ce n'è uno, non ti dico con un pedigree, ma con un minimo di razza che non sia una razza mutante, che li vedi crescere e dici forse è un box. No, forse no, non è un pitone. Cazzo, che bello, ragazzi. Cioè,
Sai perché? Perché siete due belle persone, sono contento. Siamo, hai visto? Tre belle era persone. Prima, era, ma io sono il tramite. Hai visto? È bellissimo, è molto carino. Ma tu qui ci vieni solo a lavorare o ci vivi qui dentro? No, io ci vengo. Allora, ci vengo a lavorare. Cioè, tu quando fai una canzone lavori? No. E tu, cioè, vive, nel senso, vengo qui, poi adesso è nato anche questo programma su RTL dove metti i dischi, che è un boom. Lo so, sì, è bellissimo. Ma per me è normale, sì. Cioè, per me è normale mettere i dischi, solo che quando vai su RTL, la radio numero uno, si accorgono tutti improvvisamente che ci sei, non solo che ci sono, ma che esistono i dischi e che il vinile è qualcosa di tangibile in un mondo di Spotify, hai capito? Quindi i dischi sono colorati. Allora, noi quando tu sei arrivata, stavamo mettendo, ti ho fatto entrare perché fuori è freddo. Sì, infatti sono appena arrivata, che pioveva pure. Sì. Lei, che stavate facendo? Lei mi fa impazzire perché quando è stato giovedì sera che siamo andati a cena a Roma, ti ha lasciato il mio disco sul tavolo. Sì, sì, vabbè, è una cosa gravissima. Sì, c'era bisogno di dirlo? Te li hai messo il piatto d'argento, vedi? Vabbè, allora avevo deciso, ero indeciso di far vedere o no una cosa tua, la faccio vedere. Oddio, che è una cosa brutta allora. No, un pezzettino di un'intervista che ti ho fatto tanti anni fa. Dai. Dove la vediamo? Ma anche io ne ho viste di 1991. Si fa vedere della roba rarissima che. No, quella se la ricorda, quella lì. Ma te la faccio vedere fra un attimo. No, volevo dire, siamo andati a cena, no? E lei fa una vita che, cioè, fa agenzia di viaggi, eccetera, perché il giorno dopo doveva andare a musicultura. Ma sta buono, ma peggio. Vuoi sapere la mia giornata di domani? È tutto documentato. Ma è sempre così lei. Che domani io arrivo a Roma. Arrivo a Roma e vado al campus di Tor Vergata, dove ho un appuntamento con gli studenti di Tor Vergata per chiacchierare di musica. Dopodiché da lì ho le prove con Ivan Segreto e tutto il gruppo, perché ci stiamo per imbarcare per la Svizzera, per Lugano, per fare un concerto. Quindi domani arrivo Tor Vergata dall'altra parte di Roma, riparti da Tor Vergata, vai a Piazzale Clodio a Trafalgara. Che il parcheggio lo trovi dopo 2-3 ore, sì, anche forse 4. E quindi la mia giornata di domani è tremenda. No, ma io mi ricordo che il giorno dopo dovevi partire la mattina per andare a musicultura. Però c'era la neve. Sì. È saltata. Saltata, però sono andata poi il giorno dopo invece a Milano e quindi ho dovuto rifare tutti i biglietti. Ma a musicultura ci è andata? No. L'hanno fatta saltare del tutto. Con tutta quella neve. C'era la neve, non si poteva proprio. E poi c'era il rischio che il giorno dopo non potessi tornare ad Ancona per partire per Milano perché avevo la presentazione alla Feltrinelli. Quando l'hai fatta? L'ho fatta il 2. Il 2 era sabato? Sì. Sì. Se ti dico nel frattempo che cosa non ho fatto. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Ma di tutto e di più. Di tutto e di più. Sì. Ogni tanto ci sentiamo. Sto salendo su un aereo, sto andando lì. Sono a Martina. Ma anch'io. Per piacere. Anch'io. Facciamo una cosa che riguarda te e poi dopo facciamo quella cosina che riguarda lei. Ok. Perfetto. Allora, Giovanotti ha scritto: Tony Bungaro è una delle voci italiane più belle della mia generazione. Fallo vedere al computer. È un artista profondo che ho sempre stimato e che mi ha fatto molto piacere quando ho saputo, che nel suo nuovo progetto ha inserito una versione in dialetto dell'Ombelico del Mondo, trasformandola in un canto salato e bagnato di mare. Lo ringrazio moltissimo. Allora, come ti è venuto in mente di fare sta roba qui che si chiama come Luvidico de Lumundo. Luvidico de Lumundo. E in che dialetto è? Brindisino Salentino. Ah, Brindisino. Perché tra l'altro l'hai messa anche nel disco. Sì, me l'hai portato il disco anche se purtroppo, non sono... Purtroppo no. Cioè, scusa. Ti ha punito. Ti spiego, non sono, dovevo passare da casa, ma c'era un traffico tale che pioveva a Roma che se fossi andata a casa a prendere il materiale non sarei potuta partire. Quindi non ho mai portato il disco. No, vabbè, ma ci vediamo continuamente. No, scusa, ma guarda che è più grave che tu non mi porti il disco, che io l'abbia dimenticato là. A parte il fatto che siamo tu. Allora, senti questo, no? A cena. No, perché lei crea un problema anche dove non c'è. Ti vuoi che ti racconti la cena che abbiamo fatto insieme io e lei? Sì. Ok, io arrivo a Roma, c'è una macchina della produzione che mi viene a prendere.
E dico, senti, guarda, senti, allora è un casino perché c'è Lazio Milan, c'è Lazio Milan, è tutto bloccato, io sono alla Flaminia, io devo restare albergo, sto albergo in Flaminia, non posso venire da te a prendere. Chiudono al Foro Italico, sì, stanno sì, albergo. Sì, va bene, ok. Guarda, non c'è niente, quindi allora io viene a prendermi la macchina e dico, guarda, non portarmi in albergo perché c'è sto casino, questa mi ha messo il terrore, se ci fossero, sai, i campi minati. Però è vero, si blocca. Dov'è che ti abbiamo mangiato? Abbiamo mangiato al ristorante Mavà sulla Flamini, in Prati. In Prati, vabbè. Allora mi faccio portare da questo in Prati. Arrivo, chiaramente sono da solo al tavolo perché lei sta cercando il parcheggio, perché un conto è arrivare con la macchina e ti scaricano, tu entri, e lei che cerca il parcheggio, no? Bene. Che una roba. Aspetta. Dopodiché mangiamo così, vum 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 vum, parliamo, abbiamo parlato molto, ma vum 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 vum, perché? Perché alle 10:30 escono dallo stadio e quindi lei alle 10... Non si rende conto. No, e lei alle 10 doveva scappare, ok? Bene, allora, dai, dai, che dobbiamo, io devo andare, io l'ho salutata, che camminiamo, che c'ho la macchina, io nel frattempo ho chiamato un taxi, no, ma io c'ho la macchina perché se esco dalla strada non cammino più, quindi io lo so, vabbè, ciao, poi dice, ti sei dimenticata il disco, cazzo, ero una frenesia continua, notare che arrivo in albergo, accendo la TV e ci sono i tempi supplementari, cioè, che sono un medium, io che potevo immaginare, vabbè, insomma, quindi supplementari vuol dire che avevano pareggiato, no? Sì, avevamo parlato già, poi hai fatto i rigori. Comunque, al di là di questo, hai capito? Questo per dirti che c'aveva un'ansia addosso, cioè, hai capito? Poi ti sei dimenticato il disco, e meno male che mi sono ricordato qualcosa. Allora, vediamo adesso dal disco di Tony Bungaro e dal suo. Come cazzo si chiama? Lo vi dico di Lumundo. Lo vi dico di Lumundo. Questo video vale la pena vederlo in video, non farglielo fare perché è veramente bello. Lo vi dico di Lumundo, Bungaro. Strani di una bellezza disarmanti, qualche smeraldo come diamanti, facci mitici di razzi nuovi, con un millennio che sta arrivando, queste luvi dico di un mondo, e noi stiamo già ballando, queste luvi dico di un mondo. A dopo un vergo un'esperienza e si trasformano in espressioni. Adora vita si faci preziosa, tutto l'amore diventa azioni. Adori regoli non esistono, esisti solo l'eccezione. Queste luvi dico di un mondo. Centro nevralgico di un mondo nuovo, e qua che parti ogni nuova via, dalla provincia di Lucca Grande in Perù, sento una voce che si sta sando, queste luvi dico di un mondo, e noi stiamo già ballando.
carino. Questo è un canale da YouTube. Voglio dire che voglio ricordare Charlie Charles, che poi fa tutti i visual. È bravissimo, è bellissimo questo video. Poi ha fatto tutti i visual del concerto. Però vedi, che cosa che ho imparato da te, quella di essere veri e sinceri con se stessi, con le cose che scriviamo sul palco e non. Grazie Bungaro, un esempio che prova a far musica, Chiara Lobina. Tony, mio concittadino, Anna Fumo, anche un video così è molto bello perché non annoia a guardarlo, bel video, complimenti molto al video, la versione è bellissima, che bella questa versione di Jovanotti, eccetera, eccetera, no vabbè, manco, ma, cioè non sembra manco Bungaro, mi è venuto subito in mente il dottore Marco Rossi, Red con Grazia, senti questa, Red con Grazia come Raimondo Vianello Sandra. Guarda, te lo stavo proponendo, che facciamo un siparietto, non è primo, bella. Bellissima questa. Senti, ma ottimo arrangiamento di questa canzone, etnico, eccetera. Ma cioè, tu hai finito di cantare? Sì, però voglio ascoltare adesso. Ah, tu vuoi ascoltare? Sì. No, adesso allora facciamo una cosa. Facciamo quello che tu desideri da un po' di tempo. No, il video suo, di lei. Il video di me? Sì. Io ho lavorato parecchio, ho tirato fuori tanti video storici, no? Però devo dirti che la cosa più divertente, tu non ti ricordi la cosa più divertente? Non lo so qual è. Era il primo nel gennaio 1989. Sì. Eravamo a Milano. Sì. E tu mi hai detto che potevo farti qualsiasi domanda. Ah. No. Non te la ricordi? Perché tu hai fatto la giornalista. Sì. Prima di iniziare a fare sta roba. Facevi il mio mestiere. Sì, in Rai. In Rai. Cosa facevi? Facevi la DJ, eccetera. Ma se non lo sapevo questo. No. Ho tanto tempo in Rai. Ho fatto programmi di musica. Sì. Poi ho fatto proprio il passaggio dalle onde media alla stereo. Ho fatto stereo 1 per 4-5 anni. Dalle onde media all'FM. No, va bene. No, ho bevuto un po' di Montepulciano. Allora, è bello perché tu... fammi qualunque domanda. No, guarda. Kamikaze. Guarda, vai. Io ho fatto per qualche tempo un po' il tuo lavoro in un altro modo, lavoravo in Rai, in radio, e quindi facevo le interviste anch'io. Quindi mi sono sentita dalla tua parte e mi sono sentita dalla mia. Non so. Qual è la parte migliore? È quella tua, non c'è dubbio. Sul serio, sai? Ma perché in fondo tu non rischi niente, domandi, chiedi e poi... fai anche la bella figura che hai fatto delle belle domande che non mi ha mai fatto nessuno, magari. Io sono qui e non so, mi guardi in questa maniera e non capisco. Già te, figurati tutte le persone che ci stanno seguendo. Capisci che è un meccanismo perverso? È molto bello se fai le domande. Perché hai quasi il diritto di chiedere tutte le curiosità che hai. Mm. Ed è bello poter chiedere a una persona tutte le curiosità. Penso anch'io, guarda, ti do la possibilità di farmi una domanda e di esprimere la più grossa curiosità che hai su di me in questo momento. Ti do permesso. Come fai l'amore? Aiuto. No, un'altra, due. Non rispondi. Mi hai dato il permesso, l'ho usato e non hai risposto. Ciao, grazie. Ciao, sarà per la prossima volta. No, aspetta, devi tornare indietro, dovevi lasciare, cioè è bello il finale, perché il finale, la faccia che fa lei, poi lascia il finale dopo, quel dopo non è andato in onda perché una volta si tagliava, guarda, riguarda come il replay, no? Guarda lei che sfida, hai capito? sì. Guarda. Allora, cavolo, ecco. Chiedere tutte le curiosità che hai. Ed è bello poter chiedere a una persona tutte le curiosità. Penso anch'io, guarda, ti do la possibilità di farmi una domanda e di esprimere la più grossa curiosità che hai su di me in questo momento. Ti do permesso. Come fai l'amore? Aiuto. No, un'altra, due. Non rispondi. Mi hai dato il permesso, l'ho usato e non hai risposto.
Ciao, grazie. Ciao, sarà per la prossima volta. Mi sono tagliata da sola. Ma non te la ricordavi? No. Adesso che l'ho vista ho qualche reminiscenza, però quando me l'hai detto no. Della domanda. È una cretina io poi, uno come te va a dire una cosa del genere. Che lui è un piatto d'argento. Ma il bello è perché per molto tempo ti hanno parlato di questa cosa qui, hai capito? Tant'è vero che a Sanremo, l'anno dopo esatto, cioè a Sanremo mio padre. No, sapete che l'anno è del 90, era io e mio padre nel 90? Sì. Sì, non lo sai. Chiamare il badante. Chiamare il badante. Sì. No. Allora, no, saremo dell'anno dopo, io ti ho messo di nuovo in difficoltà perché era divertentissimo. Ah, ecco, successo? No, perché? Ma avevi detto che il tuo ragazzo se n'era andato. A Sanremo? Sì. Ah, se ne te lo ricordi che se n'è andato? Ti ricordi che avevo un ragazzo? No. Non so quale. Posso ricordare. C'ho una memoria storica, ma mi dovrei mettere a chiamare. Ma poi quell'anno, ma che ne so, io ce ne ho avuti tanti di ragazzi. Posso immaginare chi era quell'anno? Nel 90. Nel 90. Comunque, e tu citi quella domanda e io ti dico, e ti parlo della difficoltà di fare il tuo mestiere e avere anche una relazione duratura. Ah, questo è vero, sì. Questo è vero. Lo sappiamo, no? Cioè, chi fa il nostro mestiere non è così semplice. Difficile. È difficile. O trovi una persona che proprio non fa altro che dedicarsi a te completamente e però si aliena. Altrimenti prendi 49 cani. 22 gatti, la tigre e la zebra. Come la tigre? La tigre. C'è una tigre presa con la LAV che si chiama Antares che sta a Lucca, al centro di recupero psicofisico di Lucca, dove la LAV tiene gli animali tolti ai cerchi che li maltrattano. E l'hai adottata? Sì. Questa è Antares. E poi? Ha 8 anni. E la zebra? E la zebra si chiama Arturo. Arturo? Sì. Allora, vi giuro che è vero. Sì. Cioè, non sta dicendo cazzate. Sì. Ha adottato una zebra, no? C'è 49 cani e 22 gatti. Cioè, capito? Ecco. No, è che con mia sorella, Ioanna, che è fissa, fa avanti e indietro. Io, quando posso, ovviamente. Però questo è lo zoo. Hai detto giusto. E poi c'ho anche altri due gatti a casa. Vabbè, allora, vediamo. Questo pensiamo a Sanremo con lei. Eccola qui, guarda, Che bel budino. Posso per te? Per me? Sì. Hai una curata adesso? Sì, perché ho detto adesso vado a fare questo programma con Red Ronnie, voglio essere tanto femminile, mi metto il budino nuovo. Io te finimo un programma in maniera un po' burrasco, non burrasco, strana. Ecco, infatti finirà anche questo in maniera strana. Ancora me lo ricordo io, ancora se lo ricordano alcune persone che l'hanno visto. Era anche tu che mi provocavi e mi dicevi fammi qualsiasi domanda. Eh no, è un provocare, io ti rispondo, fammi qualsiasi domanda, come per dire. E io ti chiesi come fai l'amore. Lo so, se faccio la stessa domanda ad un religioso mi avrebbe chiesto credi in Dio, dipende dagli altri. Quello che si risponde non è la domanda che genera questi meccanismi. Allora, come fai l'amore? Ancora? Ti sei preparata adesso? Adesso non sei presa di sorpresa. Non posso, sono cose personali. Come ti va in amore? Oddio. Va che bisogna sempre trovare un equilibrio tra la vita pubblica e la vita privata. Infatti, ti dicevo prima che è difficilissimo facendo questo tipo di lavoro cercare di... Prima telecamera spenta, mi diceva che lei aveva un ragazzo che però se n'è scappato. Ma no, ma che dici? Era qui a Sanremo con uno, però è scappato. No, stavo dicendo che qui a Sanremo è abbastanza difficile conciliare il pubblico con il privato, nel senso che poi c'è una tale attività e frenesia nelle cose da fare, gli impegni, le interviste più o meno piacevoli, le radio, le televisioni, eccetera, che poi diventa difficile comunicare, stare insieme, parlare. Giustamente o ingiustamente si è sentito trascurato. No, è andato perché deve lavorare e fare le sue cose.
Lavora, è una persona che lavora, può stare mica qui a prendere il sole come noi. Ma ci vedi tutti e due qui in piscina a Sanremo, belli, ecco, come il sole. Ecco, questa era Sanremo. Sì, ma tu mi hai fatto anche delle interviste normali però. Sì, sì. Ecco, cioè abbiamo anche parlato di musica, No. Se no adesso le persone pensano che... No, sì, no. Queste l'ho fatte perché mi divertivo. Le più divertenti sono quelle con te e Rossana Casale. Ecco, sì. Sì, perché loro sono andati a Sanremo con amori diversi, capito? E quindi mai le domande erano tutte sul fatto dell'omosessualità. E poi allora non era come oggi. E loro si preparavano, ma dopo al limite te ne faccio vedere qualcuno. No, te ne voglio far vedere una allora... Guarda che bella questa, guarda che bella. Dove questa. Dove stavamo? Adesso te la faccio vedere, guarda, eccoti qua. Aspetta. Adesso che il temporale è passato. Devo trovare la tonalità, scusa. Fare un bambi. Dove stavamo? Faccio là. Ho fatto un film. Facciamo un bambino. Troppo basso. Facciamo un bambino adesso. Dove stavamo? Ma che adesso? Bella però questa luce. Nannino adesso. Ecco. Che siamo sicuri di farlo per amore. Adesso che non abbiamo più segreti nel cuore. Chissà perché è uscito sto pezzo. Facciamo un bambino adesso. Che sto pezzo? Questo mondo così spaventato. Chissà che sta facendo sta canzone. Ma, scusa, è una tua canzone? Sì. È una tua canzone? È mia. Non mai fatta dal vivo. Mai fatta dal vivo? No. Tu non hai mai fatto questa canzone dal vivo? No. E qui l'hai fatta? Appunto, chissà perché. Io ti faccio solo le prime due cose. Stavo a fare. Ma che... Io, allora... Perché tu ne saremo? Perché sono recidiva nelle mie cose. No, ma dopo la fai perché tutta la canzone? Dopo? Dopo, qui la provavi, dopo la fai tutta. Ah, vedi. Confondere i loro canti in parole senza senso. E ho visto uomini dimenticati sui marciapiedi grigi dell'inverno. Da una ricchezza stretta in poche mani, da gente che non guarda intorno, Signore, non perdonare mai quelli che sanno il male che fanno. E ho visto vincere i più furbi, la verità restare sempre in fondo, le gambe corte dei bugiardi. Le ho viste correre intorno al mondo. Le ho visto giovani disarmati a mani nude. Sì, questa sì, quella di prima no. Questa è bella. Tu sai chi preghiera. Stupendo. Nascosto i cuori sotto terra, Signore. Non perdonare mai quelli che sanno il male che fa il corpo. Gli accordi, poi gli diamo sono particolari. È una preghiera un po' al contrario, si parte da... Bella questa canzone. Sì, ma invece quella facciamo un bambino adesso non l'hai mai fatta dal vivo, quindi? No, quella non mi ricordo di averla fatta dal vivo. C'era un video che mi aveva fatto la gioia. Fabio Ilacqua, molto molto carino di quel brano che si chiamava Fabio Ilacqua, non è un autore? Sì, mi aveva fatto questo video, è l'autore di Occidentali Scarma. Ma pensa te. E invece aveva fatto questo mio video che si chiama Valentino, che è molto, era molto carino, l'abbiamo girato in un asilo infantile. E se ti capita valla a vedere, molto bravo. Sì, però scusa, ma prego. Quella canzone la facciamo bambino adesso, poi dopo ce l'hai anche più lunga, me la facevi. È bellissima, perché non l'hai mai fatta dal vivo? E chi lo sa? Stavamo parlando forse di qualche cosa, è perché era inserito probabilmente in un CD. No, ma perché non l'hai mai fatta dal vivo? La domanda non è perché me l'hai fatta lì, ma perché non l'hai mai fatta dal vivo? Non lo so, ho scritto tante di quelle canzoni. Quando uno fa un concerto dal vivo mi ci mette dentro 10 canzoni, 11, 12. Sì, ma quella è bella. Ho fatto 30 CD, comunque. È sempre emozionante sentire la voce di Grazia, eleganza, parole che toccano il cuore per mano della musica. Raffaella, ne sto leggendo solo gli ultimi perché hai sempre scritto le canzoni meravigliose, Grazia, Pamela Volta,
Preghiera, una canzone stupenda, Nicola Cirillo, poi ce n'è grazie ci stai a provare con Red con questa canzone. Hai capito? Certo. Che bello il filo interdentale di Grazia. Pensa che ci stavamo sulle palle. Che io bello lei. Il filo interdentale di Grazia, che hai detto? No, che bello il feeling, che il filo interdentale. Che bello, cioè, ma pure sorda sei diventata. Ma tu hai capito che cosa ha detto? C'è un'articolazione dei fonemi. No, che bello il feeling tra Red e Grazia. Il filo interdentale. Pensa che ci stavamo sulle palle. Io e te, all'inizio sì. Perché avevo detto, quello è un roscio malpelo, avevo detto dentro. No, me. Non è questo. Allora, devi sapere che tu eri alla Warner Bros. Sì, okay? Ed era uscito un tuo disco. Eccolo, raccontalo, le ragazze di... Eccolo, questo le ragazze qui. Di Gauguin. Le ragazze copertina di Gauguin. Copertina di Harari, bellissima. Bellissima questa copertina. Era uscito questo tuo disco. Sai, io a Bibo Palula facevo rock. Sì? Tu capisci e che non mai posso... potuto invitare. No, non potevo intervistare a Grazia Di Michele, mi fa le ragazze di Gauguin. Cioè, scusa, è contro... Frega un cazzo. Io ero rock, mettevo Throbbing Gris, Sex Pistols, quella gente lì, prendo Grazia Di Michele. Allora, solo che cosa succede? Succede che, allora, le case discografiche hanno delle priorità. Mi hanno imposto. Sì. No, è arrivato, mi ricordo ancora, quello della casa discografica, mi ha detto, perché le case discografiche, io poi alla fine... Sono buono, perché quando arriva uno e mi dice Red, cioè io prendo tutto, cioè arriva della gente che mi dice, ad esempio, come io l'ho raccontato altre volte, no? Red, solo tu mi puoi pigliare una negra lesbica pelata che fa del punk. E mandami sta negra lesbica pelata che va del punk, era skin di Scancanesi. Oh, ma questa me l'hanno presentata così, hai capito? Cioè, solo tu mi puoi pigliare questa. Cioè, ma i discografici molte volte in quel periodo vendevano come se fossero saponette, hai capito? Allora il discografico mi dice: Red, a me mi licenziano perché la Warner, la UEA, vuole che Grazia Di Michele venga a Bibo Palula. A me mi licenziano se non me la prendi. E vabbè. Facciamo, se ti li devono licenziare, incontriamo questa qui che fa le ragazze di Gauguin, hai capito? E invece, l'ho incontrato, ti faccio anche vedere la prima intervista che io ti feci, adesso dove cavolo è, eravamo a Saint Vincent, mi ricordo che ancora. Che tu non rientravo nei tuoi gusti musicali. Assolutamente no. Eri già scocciato di incontrarmi. Sì. Oltretutto con la pressione di gente che no, ti poneva. No, attenzione, in questa intervista... Siccome sapevano che mi era stata imposta, io avevo sei persone attorno, io e te avevamo sei persone attorno, hai capito? E come dice, ecco, bravi, fate i bravi adesso. E io e te eravamo lì, un po' smarriti, perché anche tu probabilmente eri smarrita. Questo è l'inizio di quell'intervista. Eccola qua, adesso te la faccio vedere. Così vedi come la prima volta che ci incontriamo io, lei è questa. Non so se ti sei spiegato male. Non è inteso. Bene. Ero preoccupata? Non lo so. Sì, lo vedo dalla faccia. Eri preoccupata? Preoccupata? No, perché sennò vedo niente. Adesso appena più. Poi sai, stare così vicino ad una persona senza comunicare è un po' impressionante, perché non siamo molto intimi, è imbarazzante. Cioè, a me piacciono queste cose perché è il prima dell'intervista, ma che le sono le cose più belle, le riviste oggi, che loro non andavano in onda, chiaramente. Forse non ho bisogno di essere... Del trucco, voleva sapere se avevi il trucco, perché avevamo tutto parrucchieri. Cioè, era un evento, quindi tu avevi parrucchiere, truccatore, tutto c'era attorno. Io non mi trucco neanche quando... Quando dovevo sopportare le luci della Carrà, che erano ben pesanti, le luci della Carrà. Grazie. Lucio, noi dobbiamo andare a Torino, no? Stiamo organizzando tutto. L'andata a Torino. Già allora, noi dobbiamo andare a Torino. Già allora avevi chiesto dei viaggi. Già allora eri lì così. Certo. E ti rendi conto? Certo. È il nostro karma, no? Già allora, Lucio era poi Lucio Violino Fabbri. C'era anche lui? Certo. C'era tutti, Lucio Violino Fabbri, due discografici, il truccatore, il parrucchiere, avevamo tutti attorno, hai capito? Fantastico. E poi dopo invece è andata molto bene l'intervista, adesso vediamo un pezzino al volo. Così. Per l'amore, vivere delle passioni, prendere, andarsene, tornare. E quindi, sai, non è probabilmente per delle persone di una certa generazione un'immagine molto edificante, poi credo che in fondo abbia capito. Com'è il rapporto adesso tra te e tua madre?
Molto bello, molto, molto bello, perché lei partecipa molto alla mia attività, le interessa, si diverte fondamentalmente, quindi l'ho sentita anche... Vabbè, ok. Ma è incredibile, guarda, i reperti. I reperti sono belli. Ma tu mantieni tutto di tutto? Sì. Cioè, è incredibile, che cosa hai, un archivio infinito? Sì. Sì. La scia della musica. Io ho tutto, ho te con Randy Crawford. Con Brandy, carina. Che ne so, ho te con Rossana Casale quando ho fatto le foto, Rossana Casale a Sanremo, Roxy Bar, c'ho te con, che ti esibisci con Lucio Vino Fabri al violino, tu e lui sì, da soli. Perché poi sono venuta più volte a Roxy Bar. No, a Studio Milano. Allo studio, ok. Non ti ricordi niente, sì, però sì, va bene sì. Così. No, capito? mi ricordo. Poi ci sei te, Angeli, io, mio padre, ci sono tutte queste canzoni. C'è te che canti Ruggi. Ruggi, sì. Sì, a Roxy, che arrivi con un cane. Venite qui, no, devi venire. Chiama anche il tuo amico. Fresa? Venite. Antonio Fresa. Vieni dentro, prendi... Sono stronzi di musicisti, venite. Ciao. Venite qui dentro. Alla fine ci siamo conosciuti. No, perché vi parlate... Allora, ciao. Allora, adesso, perché devi sapere che... Ho scoperto che lui e Fresa sono dei fan di Alcenero. No, che bello! Che è? Al cioccolata? Vuoi dare la cioccolata? Dare. No, che è? C'è riso basmati, c'è di al tutto. Riso. Sgancia. A lui. Io sono... Chi? Tu cosa vuoi? No, c'è anche la cioccolata, vai tranquillo. Il riso mio te lo riprendo. È imbattibile. Te lo riprendo. Cosa? Ti ho portato il riso dalla piana di Sibari, che è un riso meraviglioso. Guarda, questo è nettare di mirtillo. Ma questo... ce li fai vedere o ce li portiamo? No, intanto mangi. Vuoi del farocioc? Farocioc no, cioccolato. Farocioc. No, tu non sai cos'è questo. È buonissimo, lo conosco. Però la sera guarda, lui, cosa vuoi? Il mio farocioc. È buonissimo. Dallo, grazie. Sì, tutto tuo. Guarda, poi grazie, visto che è in braccio a te, adesso... La piccolina qua. La piccolina, lei aspetta la merenda al Cenero, perché ci sono i tarallini. Guarda, vedi? Guarda. Sgancia. Guarda. Ma mi sgancia. Eccoli, tarallini. Guarda, che lei ci lecca già i baffi. Che meraviglia, il tarallino. Al Cenero. Allora, tieni. Cosa vuoi tu? Un po' della cioccolata. Allora, intanto... C'ho cioccolata al caffè arabica. C'è un negozio qui dietro? No. Io ho la fortuna di diciamo, scegliere ed essere scelto da sponsor che mi piacciono. Questo non è male al Cenero. Fate. Cioè, tu hai detto che vivi di al Cenero. Io compro solo sì, al sì, Cenero. Ma anche io, perché tutti i negozi infatti bio... mi manca la cioccolata, il riso, questo ci dai tutto, lo portiamo via. Barrocciato, meraviglioso. Prendi, guarda, caffè arabica. Posso avere una cioccolata al Cenero? Come la vuoi? Fondente sale marino? Ma dopo te ne do un'altra, dopo. Il farocioc è buono, eh? Buonissimo, questo qua. Quello lì, il farocioc è buono. Questo è buono. Quale? Te l'ho già provato. È farro e mandorle. Ah, sì, è buonissimo. Ma buono? Ma buono proprio. Ammassaggia farro e mandorle. È vero, l'ora della merenda? E certo. Buono! Guarda la faccia, vedi? Guarda, Olli si sta lì, però vedi com'è? Lei non lo viene a rubare. Lei, se non glielo dai, non lo prende, vedi? Guarda lei come è molto educata. Sì. Cosa mangia? Mangia i tarallini, stai tranquilla, che subito è già. Che si preoccupano. Esatto. Guarda, volevo... Dimmi. Dirti... che loro arrivano da Napoli, non hanno ancora mangiato e adesso... Li porti a mangiare? Andiamo a mangiare. Questo è l'antipasto, questo. Questo è l'antipasto. Vuoi del nettare di pesca? Buoni. Questi. Preferisci pesca o preferisci mele mirtillo? Mele mirtillo, grazie. Beh, mele mirtillo è prestigioso. Grazie mille. È prestigioso bere mirtillo, tieni.
No, ma sì, ma perché? Perché vedi, loro, fra l'altro quest'anno è il 40° anniversario di Alce Nero, perché loro hanno iniziato nel 78 a fare prodotti bio. Sai, nel 78 parlare di bio era come parlare di andare sulla Luna nel 1600, hai capito? Giulio Verne, quindi hai capito? E quindi quest'anno 40 anni, e la bellezza dei loro prodotti, per esempio, è che dietro c'è scritto tutto. Cioè tu prendi un qualsiasi prodotto, ad esempio, questo è zucchero di carne integrale. Questo non lo uso a casa mia. E qui dentro e qui dietro c'è scritto tutto da dove viene, vedi? Questo viene, credo, da Cuba, dove c'è scritto qui? Zucchero di carne integrale non raffinato, prodotto bio organico, i soci agricoltori, cooperativa Sin Frontieras. Vedi? Ed è tutto, e poi dopo che ne so. Questo cos'è questo? Caffè. Caffè. Buonissimo. Questo va forte. Questo va forte. Questo mi manca. Questo ci mancava, quello ce l'abbiamo. Allora, come che faro choc? Ecco. Faro choc, prendi il faro choc, cosa vuoi? Io faro choc e prendiamo. Vuoi faro choc? Vuoi fare mandorle un altro? Un altro volentieri. Sì. Poi cosa vuoi? Ce n'è le droghe per noi, ci droghiamo di questa roba qui. Sei lo spacciatore. Vuoi mele mirtillo pesca, cosa vuoi? Ma io ho preso mele mirtillo. Vuoi mele mirtillo? La cioccolata, vuoi faro choc, cosa vuoi tu? Ok, un po' di faro choc. Stiamo giocando al supermercato. Sì, giochiamo al supermercato. Praticamente da dietro il culo è uscito un negozio. Io non c'era. Da dietro il culo. Stupenda, no, è perché un negozio. Perché poi vedi a riso basmati, vedi, questo è latte di riso basmati. Quello è bello. Questo è buono. Questo è messaggiato, dov'è? È buono. È riso basmati mai, sì. Questo lo mangi domani a colazione, vai buono. Ma veramente? Ma sì. Con l'orzo, questo è perfetto. Sì, esatto. Aspetta, ti do anche un sacchetto a questo punto che ti porti via. Sì. Poi te ne porto una. Te ne darò uno anche te. Non ti preoccupare. No, ma te lo do. Adesso, a parte gli scherzi, io lo compriamo anche tu, no? Antonio? Da sì, tanti, sì, ma anche io. Ma questo lo compriamo. È uno dei più seri, Cosa? Il faro choc? Sì, per i miei figli. Ti piace? Sì, per i bimbi. Beh, ma ragazzi, questo è buono perché è roba seria, quindi. E lei l'ha mangiati due, non so se ne può mangiare un altro. Sì, chi basta, ha detto basta, di no? Basta. Chi è che ha detto basta? Guarda, la mamma. Sì. Mamma, non ti preoccupare. Mamma, non ti preoccupare che non ne mangia più, capito? Tranquilla. E giuri in giuretto che ti stiamo dicendo la verità. Se vuoi venire a vedere in bocca non ha niente. Allora tieni, guarda, ti metto un po' di roba. Ah, che bello. Così tieni. Riempi, che dopo, ok. Sì. Guarda, sull'Alce Nero mi prendi proprio al cuore. Togliamole perché. No, altrimenti lei ne ha mangiato. Basta. No, dopo ci incazzano. Sì, va bene. Alce Nero. Allora, ragazzi, io vi saluto. Vi aspetto domani a Bologna. Sì. Bravo Caffè. Con la sorpresa. Tra l'altro, il Bravo Caffè. Poi dovrei rispondere a quella domanda. Fammi la domanda. Fagli la domanda. Vieni qua. Fammi la domanda. Ci tengo. Fammi la domanda. Allora, tu mi devi spiegare perché. Vedi che non fa la domanda stronza che ho fatto io a te? No, ti fa una domanda normale. No, esatto. Hai visto? Come fai? Vendicami. Vendicami. Che fa? Come è stata bella lì proprio. Io sapevo che ti mandavo in crisi. Perché tu sei stata stronza. Tu non puoi sfidarmi, cioè io sono carino e buono, ma se mi sfidi, porca vacca. Cioè io ti ho fatto l'unica domanda che sapevo che ti avrebbe messo in imbarazzo. Te tranquilla. No, fammi la domanda, guarda, tanto io ho fatto il tuo mestiere, fai la domanda. Devo immaginare. Allora, mi devi dire perché, da un secondo la tua opinione, da un certo punto in poi ci hanno raccontato che i programmi musicali in TV non facevano più audience e non avrebbero fatto audience. Perché intanto erano programmi musicali fatti male. Secondo, non hanno interesse che la musica si divulghi. Spiegamela. Cioè, spiegatelo. La musica ha creato dei problemi.
Cioè la musica fa star bene la gente, ok? La gente non deve star bene. La musica fa pensare, la gente non deve pensare. Quando dal 67 al 69 la musica è intervenuta e ha cominciato a cambiare il mondo, perché cambiava il mondo, perché far finire la guerra in Vietnam vuol dire cambiare il mondo, è chiaro, ma soprattutto cambiare la way of life americana, perché l'ho già detto altre volte, la way of life americana, cioè il modo di vivere americano, è questo. Tu non sei nessuno, ti chiami Rockefeller, vendi le noccioline e un giorno diventi Rockefeller. Quindi tu, il tuo scopo nella vita è fare denaro. Il tuo scopo nella vita è guadagnare soldi. Gli hippies cominciano a dire: a me non me ne frega niente del denaro. Io coltivo la terra, prendo i frutti che mi servono per mangiare e me ne frego. E questo è un casino. Bruciare la bandiera americana, la cartolina di precetto, non andare in guerra. Allora la musica comincia a rompere le palle. Non è un mistero che la CIA, adesso che hanno desecretato gli atti, seguisse e controllasse i vari John Lennon, le varie persone che hanno un'influenza. È chiaro che se c'è qualcuno che ha un'influenza nei confronti della gente, che poi la influenza ha un potere di convinzione, diventa pericoloso se non è controllabile. Quindi hanno cominciato ad avere problema con la musica. Molte star musicali sono state fatte fuori. Jimi Hendrix, il manager di Jimi Hendrix, che aveva portato via il management a Chas Chandler, il bassista degli Animals, era Paul Jeffrey, che si era, fra virgolette, licenziato dalla CIA per diventare manager di Hendrix. Guarda caso Hendrix muore. Dicono che Elvis Presley avesse destituito il colonnello Parker e cambiato etichetta ed è morto prima che firmasse il cambio di etichetta. Cioè ci sono tante... John Lennon dicono che sia stato ucciso, c'è anche un DVD, non è che dicono che sia stato ucciso dalla CIA, quindi perché avrebbe potuto influenzare sulle elezioni? Quando l'ultimo, diciamo, sussulto è stato nell'85 con Band Aid, Live Aid e USA for Africa, ma soprattutto USA for Africa, non We Are the World, perché ha fatto cadere l'apartheid e liberato Nelson Mandela. Con US for Africa cantavano we aren't gonna go to Sun City, e noi non andremo a Sun City. Sun City era quella città bianca di divertimenti in un paese nero dell'apartheid, quindi dei ricchi con fuori che mangiavano, morivano di fame, si divertivano e pagavano le star per andare a suonare lì. Quindi le star che dicono noi non suoneremo più a Sun City, tra di loro c'erano Bob Dylan, Bruce Springsteen, Miles Davis, i Ramones, Little Steven che l'ha fatta, Randy MC, cioè tutto un mondo. L'alternativa ebraica dice non andremo là, non solo, ma chi va là viene boicottato. Rod Stewart che andò là fu boicottato di brutto, quindi non potevi più andare a suonare a Sun City. E questo fece cadere l'apartheid, liberare Nelson Mandela. Poi Bob Geldof con Bono andavano a rompere le palle a Bush per dire che doveva annullare il debito. Allora tu capisci che la musica è una rompicoglioni. Come si fa ad eliminare l'importanza della musica? Primo, la metti gratis dovunque. Quindi fai in modo che te la puoi scaricare, te la trovi dovunque. Cioè per annullare l'importanza di qualcosa la devi rendere cheap, a poco prezzo. Quindi c'hai la musica che ce l'hai gratis dappertutto e la puoi scaricare dappertutto. Vai dentro un negozio e trovi la musica, vai in un ristorante e c'è la musica, la metti dappertutto, le togli importanza. Poi cancelli le star, oggi le star non sono più le star musicali, le star sono altre, capito? Cioè, poi non ti importi che fine fanno, da Corona a Paris Hilton, da Balotelli, cioè le star sono altre. Gente che non fa pensare alla gente. Dopodiché hanno cominciato a dire la musica non fa audience in televisione, quindi non la mettiamo più in televisione. E la musica che va per radio è una musica tutta edulcorata. Quindi non hai più una musica, nessuno ti legge più un testo di una canzone. Cioè ti rendi conto? Cioè nessuno, cioè quando ero piccolino, facevo le prime radio, leggevo i testi delle canzoni. Quello che sto facendo adesso con RTL è quello di ridare un attimo di dignità, un'ora alla settimana, va benissimo. Sì, però posso dire una cosa? Se parliamo di programmi musicali, di cosa parliamo? Di Doc, per esempio, dove si faceva musica dal vivo. Il Doc era un bellissimo programma. Era un bellissimo programma, certo. Quello lì. E io mi ricordo, ho fatto una settimana lì con tutto il mio gruppo, eccetera. Poi a un certo punto, come diceva prima Antonio, si è creato un vuoto e questo vuoto è stato riempito dai talent. Perché tra
quei tipo di programmi e i talent nel Farmente non c'era nulla, sì, ma nulla di musicale. Quindi arrivano i talent anni dopo, quindi Amici di Voice, X Factor, eccetera, e che cosa fanno? Ripropongono la musica in TV sotto forma di reality, sotto forma di talent, sotto forma di competizione e di tutt'altro. Io capisco il discorso che fai tu, no? Un po' da Grande Fratello, no? Dell'uso della musica e d'altra parte, insomma, io mi sono diplomata con l'uso strumentale della musica in musicoterapia, quindi so che cos'è usare la musica in maniera strumentale per non far. Però mi chiedo anche io, al di là di questo, com'è possibile che ci sia stato un vuoto per anni, per quasi 20 anni, no? Quasi 10, 15, 20 anni, in cui non è stato più possibile inventarsi nulla, al di là poi di Sanremo, al di là delle manifestazioni. Non è possibile per un motivo semplice, ma grazie. Perché nel frattempo la musica hanno fatto in modo che non vendesse più. Quando tu ce la puoi scaricare gratis, perché devo spendere i soldi per comprare il CD di Bungaro o quello di Grazia De Micheli, che adesso non c'ho perché non l'ha portato e l'ho lasciato al ristorante? Perché? Allora a questo punto è chiaro che la musica non ha più importanza. E a questo punto nascono i talent. Cosa fanno i talent? I talent che tu non conosci minimamente perché non hai mai partecipato a un talent. Però se tu avessi partecipato a un talent, per quanti anni hai fatto la... 13, 14 anni ho 14 fatto. Anni cos'eri? Coach, cos'eri? Ero coach, sì. Coach, lavoravo con i ragazzi. Esatto. Allora, io non sono contro il talent, e l'ho sempre detto, io sono contro lo strapotere del talent. Cioè, le case discografiche smettono di fare scouting, smettono di andare alla ricerca degli artisti, prendono l'artista che esce dal talent, perché l'artista che esce dal talent ha già un'esposizione mediatica fortissima, di modo che è famosissimo. Sì, sì, ho capito. Se è anche pericoloso, mi, però. Se sì, anche mi fa dei rucchi e delle scoregge, vende quel tot di cose. Ma deve avere la durata breve. Ma giusto, dici. Deve, è certo. Perché, arriva l'altro, perché lui, quando non è famoso, firma un contratto che è un contratto capestro. Ok? Dove, cioè, ad esempio, ti faccio un esempio. Quando Grignani esplose, che vendette 1.000.000 passi dischi col primo disco, il primo album, no? Io gli chiesi, ma quando esce il tuo secondo? Dice, ah, dipende dal contratto che stiamo negoziando. Dico, come, tu stai negoziando un contratto? Dice, sì. Dico, ma adesso non ti hanno fatto firmare un contratto capestro, all'inizio che per i primi 3-4 dischi non prendi praticamente niente, perché è questo che fanno, no? Che poi un contratto in un certo senso è anche giusto, perché la casa di cronaca dice, io investo su di te, però se hai successo, scusa, ma dobbiamo guadagnare, ed è giusto. E lui dice, sì, però io ho detto che mi era sparita la creatività e se volevano che mi tornasse la creatività dovevamo rinegoziare il contratto. Quindi, che è giusto anche fare così, è stato furbo Grignani. Sì. Esatto. Anche perché dopo gli ha fatto un disco che li ha ammazzati, perché ha fatto La Fabbrica di Plastica, che è un disco bellissimo, ma non certo quello di sì, Destinazione sì. Paradiso. Però, al di là di questo, cosa succede? Succede che chiaramente l'industria discografica dice, perché io devo investire? Certo. La Caselli, quanto ha investito su Elisa? Quanto ha investito su Negramaro? Tantissimo. Tantissimo, esatto. Ed è rimasta l'unica che poi prende un ragazzo e investe su di lui. Cioè, ad esempio adesso da Fiat Music è uscita Nivin. La Caselli l'ha presa, l'ha presentata a Sanremo. Era la più brava di Sanremo Giovani, l'hanno fatta fuori. E l'ho vista, sì, sì. Era scandaloso. Era la più brava, è vero. Era la più brava. Avrebbe vinto, avrebbe meritato di vincere. Perché sì, sì, l'hanno fatta fuori, vuol dire che c'erano già dei giochi che... Se la portavano sul palco di Sanremo diventava pericoloso. Se la facciamo fuori prima è molto meglio. Hanno fatto fuori Roberta Giallo da Accademia di Sanremo, ci hanno fatto delle cose incredibili. Però cosa succede? Succede che investire costa sui giovani. E lì c'hai dei giovani che sono già famosi, hanno un contratto capestro, non solo, ma non possono fare le proprie canzoni. Perché l'inedito, adesso quando facciamo Fiat Music che arrivano tutti i ragazzi e dicono il mio inedito. Cosa vuol dire inedito? La tua canzone, non inedito. È su iTunes, sì, allora non è inedito. Ah, ma dovete smettere di usare quei inedito. Sì, sì. Cazzo è l'inedito? Non vedo l'ora di fare il mio inedito. Non è il tuo inedito, te l'ha scritto uno che è sotto contratto con la casa discografica. Non è tuo. La tua canzone non te la fanno fare il più delle volte. Sì, sì. Capito? E quindi a questo punto funziona il talent, ma il talent... Non è che funziona perché c'è la musica,
funziona perché è una gara, perché c'è il sangue, perché c'è tra questo e questo e poi i primi piani, i due ragazzi, tom, tom, e poi la musica, boom, boom. La musica, io sostengo sempre, è emozione, non competizione. Questo è. Io credo che sia poi l'ultima cosa la musica lì, perché si gioca molto sul litigio, sulla tenuta del programma, sulla provocazione, sì, da però di una squadra all'altra. Una cosa la posso dire, che comunque si lavora con i ragazzi molto, tantissimo. Cioè, a prescindere da cosa succede fuori, quello è vero, la formazione che hanno è... i ragazzi lì dentro è incredibile. Quello sì. E quindi non si può proprio discutere. Però chi è che dura? Durano quelli che hanno un pregresso. Vedi Colors, che hanno fatto 5 anni di Resident Band. Cioè, chi arriva a un talent con già una carriera alle spalle, anche se da sconosciuto. Guarda che, per esempio, ti posso dire, quando è arrivata Alessandra Amoroso, per esempio, zero, quando è arrivata Emma non aveva niente alle spalle, Annalisa non aveva niente alle spalle, non ti parlo dei ballerini, degli attori, di tanti altri che adesso stiamo parlando dei cantanti. Ma tu hai lavorato con questi artisti? Tutti loro, tutti sì. Questi qui, certo. Pier Davide Carone, quando poi andò a Sanremo, purtroppo poi successe che si era innamorato di lui Dalla, proprio artisticamente parlando. Cioè, molti ragazzi... Dici purtroppo, perché poi Dalla è scomparso, è morto, l'ultima sì. cosa che ha fatto. Lucio. Esatto, l'ultima cosa che ha fatto Lucio, sì, lavorare con Pier Davide e andare a suonare il piano con Pier Davide a Sanremo, insomma, proprio era un atto di stima e di amore, no? Molti ragazzi sono finiti a lavorare in musical importanti, sapessi quanti ne ho seguiti e quanti ne seguo ancora. Quindi in ogni caso la formazione ha retto, no? Perché chi non aveva mai fatto niente si è formato, chi aveva già alle spalle un pregresso, come dici tu, ha messo a fuoco la propria personalità artistica. Io... Beh, difatti quelli che adesso sul mercato ce l'hanno fatta sono tutti artisti che hanno una grande personalità. C'è la stessa Emma, a un certo punto si è ribellata, ha fatto di testa sua, ha voluto però creare... Dice, sì, però dice giustamente Marco Rossi, dal 2000 al 2018, da quando sono nati in Italia i talent ad oggi, cosa hanno prodotto? Paragonare ai 18 anni prima e trae le conclusioni. No, e non puoi paragonare, perché erano altri tempi, altri modi di usufruire della musica, di fare musica. Cioè, io quando ho iniziato alla RCA andavo tutti i pomeriggi con la chitarra a suonare da Micocci, creavamo le canzoni lì, mi presentava una volta Pasquale Panella, un'altra volta Rino Gaetano, un'altra volta... sì, cioè, voglio certo. dirti, era un laboratorio, si andava in una casa discografica a lavorare. È chiaro che sono cambiati i tempi, cioè, anch'io ho mostrato una serie di vinili, studio, una serie cioè. Di 8 vinili di Dalla, che non ho, 6 o 7 vinili che non hanno venduto niente. Se non c'avevi cioè. Melis, il discografico di RCA che credeva in lui, oggi non è più possibile. Vero. Oggi fai un singolo, non 6 album. Però non esisteva il talent, esisteva il folk studio, ma il folk studio era una fucina che non finiva più. Non esiste più il folk studio da tanto tempo. Come fai a paragonare dei momenti storici così diversi? Dei modi di ascoltare la musica così diversa? Perché io, e credo anche voi, il vinile era un affare che ti tiravi fuori la busta e ti cominciavi a guardare tutti i testi e li imparavi a memoria. Tutto. Io l'album bianco dei Beatles, se non avevo la copertina per seguire le canzoni o Spoon River di De André, i dischi venivano... in qualche modo diventavano dei feticci, non so come dire, sì. La copertina, la foto, anche il contenuto era tutto, è un altro modo questo di fare un'altra storia. Mi permetto di correggere, grazie. Annalisa ha fatto 2 album con 2 band diverse prima di Amici. Vabbè, ma che pregresso, sì, cioè. Grazie, rinneghi il tuo lavoro dei talent come Morgan o no? No. No. No, io non lo rinnego. No, difatti sto dicendo che è servita quello che lei ha fatto. No, io penso che dalle testimonianze che ho dei ragazzi che hanno lavorato con me, credo di aver lasciato anche tante cose positive, ma forse anche perché io facendo questo lavoro lo conosco bene, no? Conosco le difficoltà e tutto quello che... Sta andando via? Sto cominciando a smontare baracca. C'ho una fame bestia. Cioè, mi piace, no, ma mi piace, perché, no, ma mi piace perché io ti ho dato un sacco di roba al Cenero che tu hai messo in saccoccia. Allora, scusami. Dimmi. Faccio la pubblicità. Cioccolata. Riso di soia per la mattina. Questa è tutta roba per la colazione domani. Posso dire una cosa io? Vuoi mangiare? Sì. Telecamera.
Se non avete visto il concerto di Bungaro che io ho visto a Roma con questi signori, dovete andare al Bravo Caffè perché è un concerto meraviglioso, ma come non se ne, veramente non se ne vedono, non se ne sentono in giro da una vita. Quindi andate, che piove pure, state al coperto che domani è previsto, brutto, ok? Grazie, cioè. Che amore. Grazie. Ma tu lo sai che mi è piaciuto un casino, sì. Veramente bello. Tu non ci vieni, a Ferrara vieni però. A Ferrara, domani io sono a Rimini con Fiat Music. Non lo so se lo vedo, perché io lavoro con Fiat Music, cioè nel senso domani io sto, dipende da quanta gente viene, domani io sto lì ad ascoltare i ragazzi dalle 3 del pomeriggio fino ad Limitum, quanti ce ne sono, quindi se per caso durante il concerto, siccome siamo fuori e finalmente posso entrare anche quelli che non hanno il biglietto, sì. Se io e... l'ho già visto, abbiamo già visto un pezzettino a Milano, un metà concerto molto bello di Giovanni. Ferrara ad aprile, dai, ci vediamo. Ferrara. Grazie, certo. Di tutto. Reco. Ok. Ringrazio di tutto. Ciao bambino. Bellissimo programma. Bello, poi te lo riguardi così. Grazie. Capisci, grazie. Quello che è successo, perché secondo me non hai... Il disco di Grazia, che bellissimo. Sì, sì. Ce l'avessi. Ce l'avevo, adesso glielo mando. Guarda, vado alle poste apposta. Io ti giuro. Ma la città, verrò a Roma prima o poi. Prima o poi, la prossima settimana? No, non viene la prossima settimana. No, quant'è a Roma? Perché c'è Francesco, è in quadro Francesco Maioni, Fia, con cui domani è già qui, perché domani... Quando è a Roma? Siediti qui un attimo, Francesco. Aspetta, ma io giù botta, guarda. No, siediti qui, tanto dopo torni lì, perché dopo lei canta, mettiti lì, te la guardi in primo piano, intanto Filo sta preparando la chitarra per Grazia. Quando è Fiat Music a Roma? Ce l'ho qui, ce l'ho. Ce li hai le date, perché voi mi pigli impreparato su tutte le date, poi... Senti, ma 25 aprile. Tu vieni il 25 giorno aprile, liberazione. Esatto. Sì. Poi tutto il periodo di Jovanotti lì credo che sia almeno una settimana. Sì, aspetta, però tu ci sei il 25 aprile. Io sono il 25 aprile a Roma, 4 aprile a Torino, esatto. Domani a Rimini e il 26 maggio a Eboli. Il 25 aprile a Roma. Te lo mando prima però. Il 25 aprile. Sì, una roba. Però il 25 aprile tu sei libera. Sai che in questo momento non ho l'agenda, ma te lo dico. Perché non ce l'ho, non c'è. Dov'è l'agenda? No, ma perché l'agenda non ce l'hai nel telefonino? No, io sono predigitale, guarda, non so come dire, ma più che altro non so dov'è la borsa. Ma c'hai l'agenda nella borsa? Sì, può essere, forse c'è la borsa di là, però vado a vedere. Beh, no, vai a vedere se c'è la borsa di Grazia di là, per favore. Con tutte le strisce colorate. Grazie Francesco, con tutte le strisce colorate. Perché mi piacerebbe fare una rulottina con te. Ma veramente, pure a me tanto. Speriamo che sia libera. Facciamo fare questo esperimento. Sì, speriamo che sia libera, perché io ritengo che tu sia veramente molto brava ad insegnare. Cioè, condividere. Olè, è questa, grazie. Vediamo l'agenda in tempo reale. In tempo reale, vai. Allora. No, guarda, qui non ci sono taralli, è inutile che ti... Allora, 25 aprile, 23 Catania, no, 23 sono a Scalea, 24 a Scalea e 25 a Scalea per il premio Mia Martini. Quest'anno faccio il premio Mia Martini, non ci sono, potete rimandare, non potete rimandare, per forza il 25 aprile dovete fare. Francesco! Valutiamo! Noi, allora, Jovanotti. Sì. Jovanotti Tour, ok. Jovanotti Live 2018, sediti lì. Per esempio, scusa, il 25 è anche un martedì, no? Ma sì. Anche di domenica si può fare il 29. Vedi se c'ha la data. Possiamo fare il 26 aprile? Io torno il 20. Ok. Il 26, perché io il 26 torno da Scalea. Ma da Scalea quanto tempo ci metti? Arrivo la mattina. Non è che il 26 è il giorno invece, il tuo venerdì. No, è un giovedì, non è un venerdì, ok? No, è giovedì, quindi io posso. Poi allora non ho il programma di RTL, c'è di venerdì, perché dobbiamo incastrare. Esatto. Noi perciò abbiamo detto forse il mercoledì, per non farli... Però il giovedì va però bene. Però il 26. 26 avevamo messo fare. Il 25 perché poi la gente poteva venire perché però, era il giorno di festa, però Roma decidete voi, perché sennò vi raggiungo da un'altra parte. Sennò vi raggiungo da un'altra parte se volete tenere il 25. No, aspetta, fammi dare un'occhiata. Dove vuoi raggiungere? Il 4 aprile a Torino? No. Aspetta, che ne
ne sai? Se no, il 4 aprile a Torino considera che faremo... Madonna, dove si è fermato Cristo? Io il 4 aprile ci sono per Torino, per esempio. Aspetta, però voglio fammi vedere una cosa. Perché? Fammi vedere che giorni sono questi qui. Io il 4 sono libera, okay. Vedi Francesco? Ok, allora, bene, 29. Libera, non c'è nulla. Sant'Isidoro. Sant'Isidoro. Scusa, ma se noi facessimo il 29 aprile, che è una domenica, come ci hai messo il 29 ci aprile? Ci sono, per me è perfetta. Il 29 perfetto. Aprile? Ok. 29 aprile è perfetto, anche perché è una domenica. Uh-huh. Quindi, perché io vado incontro ai ragazzi che vengono, di domenica i ragazzi possono venire, non devono lavorare, non devono fare nulla. A Roma, non ho Italia. Ti posso dire questa cosa di Coppa Italia che è molto interessante? Cosa? Coppa Italia? Cos'è? Praticamente c'è un ente del 29. No, ci sono libera. C'è un ente del CONI, l'Ocsain, sì. Che riconosce per la prima volta nella storia l'arte del performer, quindi del cantante, del ballerino, dell'attore, quindi il performer. E lo riconosce attraverso degli, diciamo, lo chiamano Coppa Italia, dei campionati che si fanno in giro, regioni, Italia, eccetera, e dove i più bravi vengono inseriti all'interno di un albo, che è un albo che poi può essere in qualche modo raggiunto da tutti gli addetti ai lavori. E questa cosa è buffa, non c'entra con la... perché molti dicono, ma che c'entra il CONI, lo sport? Non è per lo sport, non è per i polmoni, è per l'impegno, la dedizione, il sacrificio, tutto quello che fa parte del... E quindi io sono responsabile nazionale di canto in Italia. Cosa sei tu? Responsabile nazionale del canto in Italia. E cosa c'entra questo col 29 aprile? Niente, ci avevo scritto Coppa Italia. Che ti stavo ascoltando perché... Cioè, vedi che c'è scritto Coppa Italia, ma è stato rimandato, ci sono. 29 io lo segno, eh. Segnati 29, 29 aprile, abbiamo cambiato, ok? Abbiamo cambiato. Tanto okay. È sempre domenica. Bravo. A posto, okay, 29 aprile. Allora cambiamo. Allora Roma diventa il 29 aprile. Avete una penna? Io tieni, matita, grazie, ti va bene matita, la matita? Va bene. Se scrive, se no te ne ho un'altra. C'è. Ce n'ho qui, c'è penne, c'è quelle più indelebili, matita con punta più lunga. Ok, allora. Perfetto, Fiat Music. Allora, Fiat Music dov'è qui? Giovanotti Fiat Music, allora il 20... Al Pala Lottomatica. Allora, 4 aprile, allora aspetta, 29 aprile. Ma io sto in roulotte? Nella roulottina. Sì, l'abbiamo fatta più grande. È un po' più grande. Poi siamo lì e ascoltiamo, arrivano. Mi fai felice. Sì, poi fra l'altro tu se hai tanti allievi, portane. Assolutamente sì. Tanto noi non ce ne frega un cavolo degli allievi, completi interessi. Se siete in questo momento all'ascolto e state vedendo 29, allora, roulottina. Io oppure, oppure domani a Rimini se c'era qualcuno della costa c'è, est. C'è qualcuno a Rimini, sì, qualcuno sì. A Rimini, ma sono... Sì, qualcuno c'è, però sono più centro-sud quelli che si muovono tanto. Sì, sai che il sud è in questo momento sta... l'ascesa del sud è incredibile. Lo so. Cioè, perché io sono rimasto, perché ero anche imbarazzato, perché a Sanremo sono arrivati ragazzi dalla Sicilia, ci sono pagati l'aereo, tutto sono per venire fantastici. A fare un paio di pezzi, un pezzo, vai al Teatro Ariston, però, capito? Fantastici, lo so, ma c'è un bacino di talento mostruoso tra la Sicilia, la Puglia, la Calabria, è proprio bello. Cioè io credo veramente che, diciamo, che tutto questo mondo della discografia chiuso avesse allontanato i ragazzi dalla musica, invece no, quelli che ci sono ancora più fantastici. Sì, ma vivono lo stesso, frequentano altri posti. Roma 29 aprile segnate tutti, quindi no, 29 aprile l'accendiamo, esatto. Sono felice di vedere Fiat, grazie al Fiat Music, ottima scelta Giovanni Verdoliva. Ma Olly è svenuta? No, Olly è spalmata. Olly è letteralmente spalmata lei. Guardala. Ha mangiato qualche... Lei si è spalmata, lì sopra sta benissimo lei. Hai visto Sanremo della Sicilia quando sono venuti? Sì, Sofì Di Bianchi, tantissimi. Amanda Vitale, Francesco! Oh! Amanda Vitale, ha scritto una canzone bravissima. Sulla 500. Si è innamorata di Francesco? No, Amanda Vitale è un'artista bravissima, provincia di Siracusa, che ha una storia incredibile, è pazzesca, cioè lei aveva un problema, nata con un problema che non doveva neanche camminare, pensare, parlare. Poi l'hanno portata a Padre Pio e... Ci credi o non ci credi? Vabbè. Oggi fa canzoni bellissime.
Ha scritto la 500. Sì, vabbè, no, quella è stata per sui binari. Il 23 aprile a Catania, no, a Catania non ci veniamo, ci hanno già venuti in Catania, perché poi voi dovete essere attenti, perché poi c'è questa storia, ma quando è che vieni in Sicilia? Cavolo, abbiamo fatto 3 tappe in Sicilia, cioè ragazzi dovete stare attenti, dovete andare su Facebook di Red Ronnie, su Facebook di Fiat Music dove è tutto spiegato bene, su Coso, cioè dovete fare queste robe qui, cioè seguire, guardare. Senti, ma che facciamo? Tieni il cagnolino in mano tutta sera? Sta russando proprio. E quindi? No, no, adesso la lascio. Come si chiama? Olly. Olly? Sai che bisogna cantare le canzoni dei cani però quando... Tu m'hai promesso 4 polpettine, le polpettine, i so venute se me le vuoi dare, ste polpettine, e sino 4 in be, dammene 2 di polpettine. Io mi chiedo, ma se qualcuno si sintonizza, che ne so, adesso. Se gli extraterrestri, che ne so, si sintonizzano, visto che noi siamo sul web, captano, statalmente dice, ma i terrestri come cavolo sono messi? Ma sai che c'è un racconto di Umberto Eco meraviglioso, cioè? Di un marziano che arriva sulla Terra quando non c'è più niente, ma niente di niente, e trova soltanto un foglio con su scritto Io, tu e le rose, la canzone, e da lì deve cercare di risalire alla civiltà. Prima di cominciare non c'era niente al mondo, ora che ci sei tu c'è tanta roba del genere, tanta gente. Io, tu e le rose. Io, tu e le rose. Io, tu e l'amore. Ma tu sai cosa facevo io? Io ho iniziato, visto che si parla di vinili, io ho iniziato come DJ punk in un locale, facevo già radio, no? Si chiamava Smola Pieve di Cento, e mettevo roba come Sex Pistols, Robin Grissoli, eccetera, no? E poi provocavo la gente, no? E quando la gente era esasperata perché gli mettevo delle robe, gli toglievo la roba che gli piaceva, mi piaceva la provocazione, nel periodo del post-punk, a un certo punto io mettevo Io, tu e le rose, in discoteca. È ritornato. E loro mi tiravano di tutte, e io godevo perché gli piaceva, e poi gli davo subito, quando loro si incazzavano, io Tom gli mettevo The Bunker, vai, boom, boom, che gli piaceva male, oh, don, dico, bravo, ballata adesso. E poi gli mettevo Io, tu, oppure Alzo Sprag Zarathustra, cioè era un po' fuori. Tu hai fatto un disco. Yes. Che noi non, come si chiama il disco? Folli Voli. Folli Voli, che è la canzone che tradotta era Falling Slowly. Il brano di Glen Hansard del film Once, che ha vinto anche una colonna sonora come miglior colonna sonora di un film. E... ecco, questa è la copertina. Sì? Aspetta che vado a vedere. Che volo. Ecco. Sì, che tu voli vestita di verde. Sì. Questa è la copertina di Folli Voli. Sì. E sono tutti brani di altri cantautori, altre cantautrici. Cioè? Cioè, ci sono brani di... presi in Grecia, in Irlanda, a Capo Verde, in Brasile. Bene. Un po' dappertutto. Chissà che abbiamo parlato troppo. Là c'è una chitarra. Dai, ti faccio qualche... No, no, ne fai parecchi. Allora togli questa seggiola per favore, Francesco, e anche questa. Non è la mia chitarra. Non è la tua chitarra, però guarda se è accordata, controlla se è accordata. E poi adesso... Domani sera vieni a vedere Bungaro al Bravo, Deborah Bontempi. No, non vengo perché sono a Rimini, fuori dal concerto di Jovanotti con Fiat Music. Bello il disco di Grazia, l'ho zappato su Spotify adesso, Roberta Brandoli. Vedi, l'ho zappato, attento non schiaccerò. Mingardi, l'ho pure visto un marziano, sì. Leggendo 23 aprile a Catania, da fan del Cilia Speranzosi. Ah, Grazia, 23 aprile a Catania, ti viene a vedere, ma suoni il 23 aprile a Catania? Il 23 aprile sono a Scalea. A Scalea? Sono a Catania. Ma non vai a Catania? No. A Catania non il 23, 24 e 25, sono a Scalea. Ho visto adesso. Domanda molto carina ed educata da fare a una donna. Grazie, quanti anni hai, Nicola Gabbas? Ma che te frega? Fatti i cazzi tua. No, sto scherzando. Guarda, se vuoi te lo dico. Sono del 62.
Scusa, ma sto accordando, eh? No, no, accorda, fai con calma, non c'è problema. Aspetta che aggiorno, ti metto un po' più in primo piano. Devi abbassare il microfono, l'asta del microfono. Era messa male quella chitarra lì, eh? Parecchio. Ma non la suonava Tony prima? No, Tony ha suonato la sua, Tony è venuto con la sua. Quella è una Massimo Varini Signature. È impegnata in questo momento, grazie Michele, è impegnata. Allora, leggiamo un po' di messaggi nel frattempo perché non ci sono tantissimi messaggi. Chi ha stampato il vinile, si può dire, Roberto? Egea, Egea Music. Ma perché tu c'hai il vinile? Ah, no, no, pensavo parlassi del disco. Ma tu non c'hai il vinile? No, non ce l'ho ancora. Probabilmente lo faccio. No, lo devi fare. Buon lavoro, grazie di Michele, Mingardi, eccetera. Bella Lolly con tutto il suo padrone, dolcezza e tenerezza. Sì, Olly, attenta ai colpi di rosso, spremute, compra uno, vabbè. Che dolce la Olly, manca la Basilicata. E vabbè. Vieni in Puglia. In Puglia ci siamo venuti. In Puglia, allora, vedi, Red viene in Puglia. Al Confiat Music siamo andati in Puglia. Ah, Lecce e Foggia. Quindi, è che voi non state attenti. Ma c'è qualcosa di rimasto. Poi dice, c'è qualcosa che non va. C'abbiamo la Lakewood, Filò. Non so, si è rotto un'altra corda, devo guardarci. È messa male? Sì, non si riesce ad accordare. Ho corde molto, molto vecchie, però ci proviamo stesso. Allora, guarda, mentre tu accordi, io mando un video. Un video di lei. Cosa vuoi vedere? Puoi andare come la musica? Io? Oppure puoi parlare di altre cose? Vuoi, no, no, di musica, no, no, non di parlato. Io c'ho, tu che fai? L'amore in pericolo, le donne e la vita, il segreto, pane ciliegie. Ah, no, ma quante cose? Poi c'hai Rugi, poi c'hai Angeli, io e mio padre, amori diversi con Rossana, semplice. Metti quella con Rossana. Ok, metto amori diversi con Rossana. Ok, allora, questo è amori diversi con Rossana. Lei è Grazia Di Michele in un Roxy Bar. Ci sono due ragazze che sono perennemente in ritardo con Roxy Bar. Dovevano venire la scorsa settimana nella puntata delle donne. Poi erano in ritardo, sono venute questa settimana e sono arrivate in ritardo, però ben arrivate, Grazia Di Michele e Rossana Casale. Confondere, per favore. Oramai siamo sempre insieme, per cui confonderci magari è facile. Benvenute. Grazie, ben trovato. È lei che va in vacanza? No. Era una vacanza meditativa assolutamente necessaria e indispensabile per poter essere qui con voi oggi. Sì. Ne parleremo di questo, non stavolta, non stavolta, non stavolta, la prossima volta. Ok, ci vediamo dopo. Un applauso alle bimbe che sono arrivate, perché grazie. Cosa volete dire con questa canzone? Che andate alla ricerca di un amore nuovo, di un amore che forse non c'è ancora, di un amore... Cioè, in pratica c'è la crisi delle coppie, c'è la crisi degli amori, c'è un po' la crisi di tutto. Anche voi siete passati attraverso degli amori che ve li raccomando perché... Che ne sai tu? Oh, in stereo! Okay. Come, che ne so io? Cioè, me l'avete detto voi, sì, e quindi... Sai tutto. E quindi, perché questa canzone prima di cantarcela? Ve l'hanno chiesto in tanto, per cui vorrei una risposta più umana. Sì, diciamo che col nostro mestiere, il mestiere del vagabonde come il nostro, di essere sempre in giro sulle autostrade, eccetera, eccetera, è molto facile non riuscire a vivere degli amori, diciamo, quelli che si concretizzano in una coppia. E quindi poi attraverso anche la creatività, la poesia, dare a questi amori che sono amori lontani, dove ci si sente per telefono, dove a volte non ci si vede per dei mesi, dove magari ci si accompagna per la vita, però mai riuscendo a concretizzare una coppia, magari una famiglia, dei figli, rimane sempre un sogno dentro, però diventa quasi poesia, forse a volte lo mistifichi troppo, diventa troppo grande, diventa troppo, però è un modo per cercare, al di là della razionalità, noi adulti siamo molto legati a tutto quello che è razionale, tutto quello che è logica, ordine, no? Fare di queste cose la nostra sicurezza, cercare invece un senso al di là dei limiti nell'amore proprio, nel ci confronto. Cantate questa... Sì. Amori sì, diversi. Beh. Rossana Casale e Grazia Di Michele.
senso alla vita, a questa musica fragile tra le tue dita, a queste dolci oscenità in una notte che ci somiglia, a questo cercare rimero parle tra le tue ciglia, tra le tue ciglia. Rivelarci la vita, questo cercarsi per sempre, questa sorpresa infinita, le tue lame di verità e il manto gelido d'inverno che ti porti sulle spalle, che ti fa scappare da un sogno così bello. Ecco, questi erano amori diversi, stavo facendo notare che allora io avevo mia figlia Luna che mi veniva in braccio, adesso ho la cagnolina, vedi come cambiano i tempi. Allora, grazie, cosa fai? Visto che c'era Bungaro prima, è andato via adesso, faccio questo brano che si chiama Come la musica, che era quello di cui ti stavo parlando prima. Questo brano che lui ha proprio scritto alla velocità della luce con questo testo. E questo brano è dentro al tuo nuovo disco? Sì, sì. Ah, okay. È l'unico che non è mai uscito, perché gli altri brani invece sono già usciti in qualche modo. Come la musica, sono nata da un ovale candido. Morbida curva interna di un guscio nostalgico, dall'assoluta eleganza, dall'armonia del silenzio, dal tepore dei muscoli interni, dal respiro che scivola in me, dall'ossigeno. Come la musica, un crescendo di note che sanno di magico. Come la musica, la bellezza di un canto leggero nel cuore e nell'animo, dalla suprema poesia, da questa grande energia, la commedia, la farsa, in un sogno, la danza, in un battito. Io sono luna, sono bellezza, avide notti spontaneamente che ogni voce insegue, ma nessuno prende, nessuno, nessuno. Come la musica circondata da ali che volano, come la musica, la bellezza di un canto leggero nel cuore e nell'animo, dalla suprema poesia, da questa grande energia, la bellezza di un cuore non dare all'anza in un battito. Questo era il brano di Tony, sì.
parla del, praticamente come se io avessi scritto il mio rapporto con la musica. È il brano di chiusura del disco, scrivono. Puoi chiedere a Grazia come si decide la sequenza dei, dei brani di un disco, chiede Roberto Brandoli. Come si fa? A scegliere la sequenza. Sì, per quanto mi riguarda io cerco di fare in modo di avere dei brani che non siano simili nella tonalità, per esempio, o anche ritmicamente parlando, quindi cerco di cambiare il racconto e la storia e cambiare il mondo musicale, il ritmo e anche, ecco, se ho un brano in mi minore non ne metto un altro in mi minore, ecco. Poi, Federico Chicco D'Annunzio dice: grazie, una voce non collocabile temporalmente, sempre attuale, sempre unica, oltre ad essere un'artista straordinaria, raro dono dell'ascolto, parola di cantautore. Oggi non tutti gli addetti al lavoro riescono ad avere la lucidità e la pazienza necessarie per ascoltare un giovane che propone le proprie composizioni. Sì, Federico D'Annunzio? Sì. È bravissimo. Chi è? È bravissimo. Ma chi è? È un ragazzo che scrive, io poi l'incoccio perché vado in giro dappertutto. L'incoccio è bellissimo. L'incontro. Sì. Ma tu sei romana? Sì, romana milanese. Però lui l'ho beccato al premio Lunezia, ecco dove l'ho trovato. Ma perché non ce lo mandi a Fiat Music? No, te lo mando. Ma di dov'è lui? Lui sta nel maceratese, scrive, abbiamo scritto un pezzo insieme, anzi devo dire che poi ti racconterò la storia di questo brano che si chiama Io non dimentico, che è un brano bellissimo che io ho cantato, è uno in gamba parecchio, te lo mando, veramente tanto in gamba. Ma fallo venire domani a Rimini. E Chicco, vai a Rimini domani che gli fai sentire Diverso, che è uno di quei brani che a Red piacerà sicuramente. Ma sai quanti ne incontro? Io per esempio là dentro, se tu prendi quel CD che sta lì dentro arancione, che io ce l'ho per altri motivi, non perché te lo volevo portare a te. Questo disco qui, sì, è un disco dove ci sono 19 ragazzi che ho trovato in giro nelle varie scuole, si chiama Promesse. È stato pubblicato dalla NAR. Ho acchiappato tutti questi ragazzi che ho trovato in giro nelle varie scuole della Puglia, della Sicilia, di Pinerolo, di Torino, eccetera. Li ho messi insieme in questo CD, cantatori, cantautrici, interpreti. Vedi che io... È già stato da me, è vero, questa è la mia città. E che questi, Chicco, cioè trovi Chicco, hai capito? Federico. Sì, si chiama Chicco. Quindi io quando trovo... Dove ragazzi... sei stato, Chicco, che ti vado a rivedere? Carino. E questo da butta. Voilà. E questo qui è Deborah Tundo, Vanessa Melisi, da Scarlato, Alessandro Barilla, Romilda Costolino, Davide Picocco, Ginevra Orsi, Angelica Del Nibio. Davide Picocco? Sì. Sara Della Torre, Davide Valeri, Giada Cosenza, Luana Barabà è stata con noi sul palco di Fiat Music, brava. Sara Di Natale Borromeo, Mara Musci, Davide Trotti, Jessica Scardina, Nicola Paltrinieri. Nicola Paltrinieri? Sì, è venuto pure lui. Sì, difatti, Ilaria Morera, tutti insieme, è la cosa che va. Ma sono però brani degli altri questi? No, molti sono scritti da loro e poi tutti insieme abbiamo cantato La pioggia che va con Lucio Violino Fabri che ci suona il violino, che devi sentire com'è carino. Tutti insieme si sono per la prima volta conosciuti in uno studio di registrazione perché partecipano allo stesso disco ma non tutti si conoscevano. Ascolta, allora questa è la copertina, inquadrala perché lei non mi ha portato il... Eccolo qua, Folli Voli. Grazie di Michele. E che cosa fai da questo disco? Ah, invece questo brano qui si chiama Anime, è di una cantautrice greca che si chiama Kaiti Garbi e che ha scritto una canzone sulle persone che, non che se ne vanno, che muoiono, insieme a Pegasus. Lei è una cantante famosissima in Grecia. Io nel disco l'ho cantata insieme a Maurizio Lauzi, il figlio di Bruno Lauzi, sì, e a Kaiti Garbi. Ma lei l'avrà cantata in greco? Sì, certo. E tu l'hai tradotta in italiano? Sì, chi ha fatto i testi? Tu? No, questo Zeppieri, Alberto Zeppieri l'ha tradotto in italiano. Non conosco tutte le lingue, dal greco no. Io ci sono dei brani tipo uno di Noah in Irlanda. Questo qui, questo Zeppieri, conosce tutte le lingue. E quindi se tu gli dai un brano... Cioè tu hai nominato Noah, perché tu c'hai un brano di Noah nel disco? Sì, Uri. Wow. E lei... Wow. Lui è un fan. Ma lui mi ha seguito, lei mi ha seguito nella pronuncia, ha mandato, pensa che è carina, Uri, ha mandato tutto... Uri. Ma riesci a farlo?
No, impossibile. Io l'ho cantata tutta in israeliano, Uri, e poi invece nel disco ho cantato un po' in italiano, un po' in israeliano, ed è un pezzo meraviglioso, che parla delle donne che non possono avere figli, e che quindi ricorrono a delle dee della fertilità per avere questi figli, ma in questo caso lei, questo figlio se lo immagina come se esistesse, se fosse vero, una canzone tenerissima. E lei mi ha seguito nella pronuncia e che stranamente io in maniera ecoica ripetevo i suoni che lei emetteva, e quindi non è che avessi fatto qualche studio sull'israeliano, e quando l'ho mandata le avevo azzeccati tutti, che lì la difficoltà sono le aspirate. Ci sono è impossibile parlare in israeliano perché devi capire che ci sono delle C che devi aspirare, delle C che non devi, insomma è complicatissimo, però c'ero arrivata a suono e quindi avevo una pronuncia perfetta. Una grande soddisfazione. Un pezzettino lo rifà. No, proprio. Se vuoi la sentiamo. Ah no, non ci sta lì. Vabbè, no, impossibile. Bello aiali, ielef katha, scorta il tallin venavo, non è da un'ora leat. È difficile. La vuoi cantare con me? La stai sa. Bello aiali, ielev katan, scorta il tallin venavo, nesgos medaio, veliso aleat, leat. Ori e claro, Uri ekla, oleta hele sere, oleta hele, era male si cola di nona. Vorrei ricordarsela tutta. Nel frattempo Federico Chico ha scritto il mio video, era quello girato dai miei amici in giro per il mondo con il loro smartphone, ma allora tu avevi partecipato a Optima Red Art e poi anche Fiat Music dopo, se non sbaglio, Chico. Red, lavoravo a Tel Aviv e posso confermare che l'israeliano è tipo il calabrese, Marco Rossi. Sì, ci sono tutte queste aspirate. Vabbè, allora fai la canzone che... Un pezzettino di anime. Anime, no, come un pezzettino, me la fai tutta anime, sono interessante questa canzone. Lui l'abbracciò che più non si può, nelle sue mani la mano tremò, disse alla madre, domani io partirò. Apparve calma, ma pianse per lui, guarda figliolo, che cieli son bui, penso sia molto meglio tu stia qui. Forse il tempo cambierà, il vento soffierà, o forse no. E se il mondo finirà, un'altra volerà, dopo un po'. Anime che san volare con i venti, anime che ancora dei presentimenti sognano, porta il fiore del perdono, anima, sognami e va. E poi tutto, ripete tutto. Ma perché io la conosco? Perché l'hai sentita in greco? No. E come, allora l'ho fatta in giro, la sto facendo dappertutto, può darsi che tu l'abbia sentita perché l'ho cantata. Forse perché è un motivo molto popolare. Anime, che sangue. Liz Speranza, bello tutto il disco, anime tra le mie preferite. Vai avanti ancora? Cosa facciamo adesso? Ma
esempio c'è quest'altra canzone. Perché stiamo facendo il giro del mondo. Quindi. Faccio i pezzettini così giriamo il mondo. Oh, si è scordata già. Giambo che non vola, coca senza cola, sarei così senza te. Ah, Madonna, si è scordata. Olè. Madonna. Parla, intrattieni. Qua bisogna ricominciare da capo. Ok, allora, visto che lei deve ricominciare da capo, io posso benissimo mettere un altro video nel frattempo. È che quella chitarra non la suona mai nessuno, quello è il problema. Ce l'hai fatta? Sì. Ok. No, no, vai col video. Vado col video, ok. Allora, di grazie di Michele. Mandiamo, possiamo mandare un pezzettino di lei e Randy Crawford quando andarono a Sanremo insieme. Eccoli qui. Ci, sono, Ci sei? Allora niente Randy Crawford, preferisco avere grazie di Michele dal vivo. Okay. Sarei così senza di te. No, questo è Mele al vento, perché ho messo il capotasto perché stava. Mele al vento, no, perché sarei così senza di te è la dolcezza. Cos'è, un pezzo del tuo disco? Te lo stanno chiedendo, però vai. Questo invece è un brano cantato con la polacca Kaja nel disco, abbiamo fatto un duetto insieme, si chiama Vela al vento. Racconta? Racconta del sentirsi come vele al vento, quindi in preda agli eventi, e però essere pronti ai cambiamenti, al viaggio, essere pronti a tutto quello che può accaderti. Ok. Addio catene di sentimenti. Madonna, ok. Ma da sola poi si scorda. Anche forse dovremmo avere un'altra chitarra. Cioè devi tornare con la tua chitarra, grazie. Lo so, però infatti ti ho chiamato oggi, mi hai detto c'è. Sì, ti ho detto c'è, però non sapevo che non ci mettevano le mani da una vita su questa Lakewood, quindi... Infatti lo sapevo. Eh? Ah, ecco. È caduta Morgan. Sì, Morgan è caduta Morgan. Ecco. Ma infatti c'ha qualche cosa, è come se fosse scioccata. È scioccata. Perché tu l'accordi, è tutto normale, un attimo dopo si rifiuta. Ma vedi lì che è crepata lì nell'angolo? Ma infatti... Lì sotto. Sotto nella... ti faccio un'altra cosettina, poi dopo però... No, se no prendiamo quell'altra, com'era quell'altra? Proviamo, dai. Vai. Addio catene, i sentimenti. Marinai calmo o pesci fuor d'acqua. Io da sempre credo ai cambiamenti. Cerco una via, un buon timone, la libertà fa piano, ma intanto va sciolta questa vela. Non fa per me ogni corazza, ogni armatura. Dolce promessa, ma è dentro me la differenza, un sogno non è una vita vissuta, e naufragarmi è dolce in questo mare.
cosa certa nel nostro destino è che l'impazienza è un'onda ormai devastante. Vinci vela la consistenza di quell'onda e non svanirà l'orizzonte di luce e speranza. Vinci vela l'evanescenza di quell'onda e non svanirà l'orizzonte di luce e speranza. Certo, non ha tenuto la cordatura, però no, perché mi dispiace un casino, però sono contento anche, perché così devi tornare, per forza. Però con la chitarra mia. Eh? Con la chitarra mia. Eh certo, con la chitarra tua, perché certo, poi mi fai un concerto, perché io mi metto qui e mamma di grazia è mamma di grazia è bellissima. Pensa un po', una delle prime che ho scritto. E poi c'è anche, cos'è Bahia? Bahia. Qui siamo proprio. Bella lì. Mamma e Bahia. Pensa un po', chi è? Chi Giovanni è? Cardella. Pensa un po'. Chiedi se mi vende quel disco, perché mi sa che non ce l'ho neanche più. Quale disco era? Quello che ci sta mamma. Che sarà? Che le ragazze di Gauguin era dentro? Mi sa che era dentro le ragazze di Gauguin. Ragazze di Gauguin, mamma, Bahia però tango, no. Manuela, mia voce, piccione, sta come in una Shanghai, magico concerto. Bahia. Qui, questo no? Giuramenti, Valentino, se fossi un uomo, canto insieme a preghiera, nascondo il tuo amore dopo l'acqua di fonte. Io e mio padre, Bahia, le donne della vita. Ecco quello dove stava, raccolta. Sì, sì. Bahia, qui, la raccolta. Eh sì. Non ce l'hai? Mi sa di no. Perché io i miei dischi li do, li regalo, li porto in giro e poi dopo poi li perdo. Poi a casa. Allora, questo disco è tuo, lo tengo qui però, così non lo perdi, però è tuo. Grazie, però io torno con la chitarra e così me lo guardo quando vengo qui. Sì, cioè, questo disco tu sappi che è tuo, però siccome tu lo vedi, è come Gianni Morandi, no? Mi disse, non ho il mio primo album, io glielo trovo in un mercatino il primo album e glielo portai per regalarglielo. E lui disse, no, il mio primo album, me lo tieni? Dico, perché? Sì, perché se lo prendo io, me lo vengo a me e me lo portano via. Almeno so che ce l'hai e so che c'è il mio archivio. Quindi questo disco è qui. Perfetto, sono molto felice di questo. Ok? Sì. Va bene. Sì. Ma cosa fai adesso? Faccio una cosa e vediamo se tu la conosci. No, è difficile che tu la conosca. Facciamo un gioco, io ti faccio dei pezzi e tu mi devi dire che sono, ok? Sì, dai. Se il paradiso fosse ora, sarebbe verso sera, quando il sole ci saluta e diventa rossa Roma, proprio come i miei capelli da romana, e saresti stato tu a bussare alla mia porta. Un mattino di settembre che mi sentivo sola e con gli occhi alla finestra, i miei occhi da romana, e avrei detto che eri tu a spararmi dritto al cuore con in mano una pistola ed in bocca due parole. Ti avrei detto di no e avrei finto, ti avrei detto di no e poi respinto, ti avrei detto di no anche amandoti, ti avrei detto di no prima di dire sì. Te l'hanno suggerito lì, Ti hanno detto cos'è? No. Qui ci stanno chiedendo un sacco, qui stanno dicendo che cos'è? Tosca? No. Bravo!
Bravo, hai vinto. È una canzone che ha cantato lei che si chiama Romano. Sì, ho capito, ma c'è uno che ha scritto Vai uomo gatto. Vai uomo gatto. Tu non sai cos'è l'uomo gatto. Oh. Era uno che faceva le gare di indovinare le canzoni, che ha vinto tutto, e quando, peraltro quando l'ho incontrato, lui mi ha ringraziato perché ha detto che lui vinceva tutto, perché io ho fatto l'enciclopedia sugli anni 60 e lui ascoltando le aveva memorizzate tutte e aveva pubblicato nell'83, Tosca Romana, grazie per la musica, qualcosa di favoloso questo disco, vogliamo ascoltare live Sarei così senza te. Ok, proviamoci. Che non vola, coca senza cola, sarei così senza te. Guerra senza pace, fuoco senza brace, sarei così senza te. Perché l'amore fa così, ti voglio ma tu non sei qui. Io ti amo in un istante e con l'altoparlante, ora lo dirò perché. Cori che stan zitti, Silvestro senza titti, sarei così senza te. Guerriero senza spada, auto senza strada, sarei così senza te. Perché l'amore fa così, ti voglio ma tu non sei qui. Io ti amo in ogni istante e con l'altoparlante, ora lo dirò perché. Io non resisto se non sto con te, la solitudine è il peggior castigo, non vedo l'ora che tu sia con me, ma l'orologio sembra mio nemico, perché, perché. E questa è una sarei così senza te. Marco Di Pietro chiede, ti ricordi Luna di Shanghai? Sì. E poi chiedono, magico concerto? Sì, ma sono proprio le primissime canzoni. Un'altra del tuo album, l'ultimo? Veramente c'è quella con, accenno un pezzettino di quella che dà il titolo all'album, che in realtà è cantata in duetto con Ivan Segreto, che è questo cantautore siciliano meraviglioso. Chiaramente faccio un pezzettino da sola perché è cantata dall'inizio alla fine insieme. So di amarti, di volerti, ma non sei con me. Puoi sentirmi, puoi capirmi, cerco solo. Grida forte e poi
senza di lui è impossibile. Difficile senza di lui. Sì, ma comunque io sono stupito, ma non perché, per la conoscenza che hanno delle tue canzoni. Sì. Marco Sam dice, grazie, fai o Valentino, o Giuramenti, o Storia di una polena. Raffaella Filosa dice, cantaci Amore di passaggio. Giovanni scrive, Occhi di donne, pubblicato in Confini nel 1993, comprendente un video musicale, Shalala, lanciato come singolo nell'87 per ripromuovere l'album Le ragazze di Gauguin, a un anno dalla sua pubblicazione. Ne è stato realizzato un video musicale diretto da Salvatore, girato a Verona e portato al Festival dell'87, dove riscosse un notevole successo. Ho fatto tre video con Gabriele Salvatore, se io. Ah sì? Sì. No, fra l'altro. Mamma, ho fatto. La cosa bella. Un pericolo. La cosa bella è che mentre io ho guardato tutto il materiale video, c'è un certo punto che dici: sì, abbiamo fatto questo video, un video con Gabriele Salvatore, ma dici come se fosse un ragazzino. Perché no, che ragazzino? Sono meravigliosi questi. No, video. Fermati, però era completamente sconosciuto, sì, Gabriele Salvatore. Era prima che diventasse. E prima che diventasse Gabriele Salvatore. Sì. Quindi. Comunque le ragazze di Gauguin, se fossi un uomo. Grazia Nicola Gabas, questo è interessante. Perché non hai insegnato a cantare così alle concorrenti di Amici, senza troppi fronzoli, vocalizzi e sovrastrutture, e tutte copiano l'artista americano del momento? Perché chi fa l'interprete e magari non scrive, non è un cantautore, tende a puntare molto sulla voce e sulla sua potenza o sulla sua agilità, la sua abilità. Chi scrive canzoni, per esempio, ieri Bubola mi ha mandato tre canzoni nuove che ha scritto. Chi? Massimo Bubola. Mi ha mandato delle canzoni e lui è il tipico cantautore, non ha fronzoli, non è, però ha una grande espressività. Io voglio fare questo regalo a quella ragazza che mi ha chiesto Amore di passaggio. Sì. Vai. Pure un altro, poi dopo mi sto ricordando un po' di pezzi. Cosa ci faccio qui, in mezzo alla tua vita, tra le tue cose, tra le tue dita? Cosa ci faccio qui, tra le tue lenzuola, tu che mi parli piano e la mia mente vola? Sarà per questo cielo che non ha più colore, sarà che camminiamo a un passo dal dolore, sarà per la stanchezza di vivere così. Ma cosa non farei per essere qui? Cosa non farei per essere qui? Cosa ci faccio qui? Dovrei essere altrove, nascondo in un abbraccio un po' di confusione. Cosa ci faccio qui, senza un po' di sgomento, il cuore mio che batte al tuo stesso tempo? Sarà le case vuote di risa e di carezze, sarà per questa vita che non ci dà certezze, sarà per l'incoscienza di dire ancora sì. Ma cosa non farei per essere qui? Amore di passaggio, amore come un raggio, amore come un raggio dentro di me. Amore di frontiera, amore di una sera, amore che più vero non c'è. Dedicato a suo padre, da far accomponare la pelle, specialmente il testo. Dedicato a tuo padre. No, io e mio padre in quella. No, perché aspetta, questo live è talmente bello senza filtri che è quasi come essere lì. Grazie, Alessia Staru. Antonia Zaga, grazie, è la nostra Joan Baez. Altro pezzo stupendo, io e mio padre.
Marco Rossi, grazie, pure se non la canti, grazie per la splendida bufera di Rose. Nick Nad, Non sei l'amore. Qui ci stanno dicendo tutta la tua discografia fra un po'. Non sei l'amore, che è un pezzo bellissimo, pensa un po'. È un pezzo splendido. Che ti sei dimenticato? No, lo ricordo molto bene. Hai già eseguito Amori diversi? No. Lei sarebbe da presentare X Factor. Ma perché? Cioè, anche il volo di stasera sta già che canta Io sono una finestra. Le ragazze di Gauguin. Altro album di Grazia Gauguin. Che bella questa serata. Le ragazze di Gauguin a me piace ancora adesso. Questa, visto che ti ho fatto un indovinello a me, ne fa uno a te. Indovini chi sono se ti chiedo di suonarmi Il mare in una stanza? Che ho citato Dove sei tu? Facciamo che ci credo che sei forte in matematica anche se non mi tornano i conti. Chi è? Chi è? Cristina? Non lo so, si chiama Max Xam. È Max, è dalla Sicilia. Max Xam. E chi è? È un ragazzo che mi segue molto in gamba, molto carino, che ha gestito anche il mio fan club per un periodo, Max Xam. Che c'ha un cane che quando lui gli dice vai a prendere il CD di Grazia lo prende. Mi ha fatto vedere un video l'altro giorno. È buffo assai. Ma questo è un cervellone, insegna matematica, è un tipo buffo, ecco perché si ricorda la matematica. Queste chicche sono belle. Sono tutti entusiasti di questa serata. Che cosa fai? Sono la finestra, un pezzettino. Fai? Boh. Quelli che mi dicono. Il tempio. Io sono una finestra velata di vapore in questa notte gelida, deserta ed incolore. Rispecchia la finestra la carne e le emozioni di me che sono specchio delle contraddizioni. Difficile vedere se il vapore non svanisce l'appiccicoso errore di chi non capisce, eppure si riflette un'ombra che è la mia, un'ombra di rossetto contro l'ipocrisia. Io non so mai chi sono, eppure sono io, anche se oltre il vetro per me non c'è mai Dio. Ma questo qui è il mio corpo, benché cangiante e strano, di donna dentro un uomo, eppure essere umano. Sfogliando le parole di questa età corriva, divento moralismo e fantasia lasciva, crisalide perenne costretta in mezzo al guado. Mi specchio alla finestra e sono mio malgrado. Io non so mai chi sono, io sono per la gente coscienza iconoclasta, volgare e irriverente. Ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna, forse uomo, comunque essere umano. Io non so mai chi sono, eppure sono e vivo più del pregiudizio che scortica cattivo. Ma quando spio il mio corpo che si riflette piano, non c'è una donna, un uomo, solo un essere umano. Io sono una finestra che aspetta che il vapore svanisca come un sogno. C'è stato il Sanremo di 2 anni fa insieme a Platino? Sì, lo so. Difatti c'è Alessia Statuzzo, parte tutti i comuni, questa dice la prima al mondo che mi ha fatto scendere una lacrima al primo ascolto quando la cantò a Sanremo con Mauro. E ragiona col cuore, la prima canzone al tema omosessuale della musica italiana, bellissima. È vero,
pensa in che tempi non sospetti. Ma tu hai sempre fatto canzoni un po', anche amori diversi, anche se non era solo omosessualità, sì, però era... Io veramente, guarda, se ci fai caso un po' su tutte le discriminazioni che siano legate al sesso, alla religione, al credo politico, io ho tanto cantato della condizione della donna nel mondo e continuo a farlo. Debutterò il 15 aprile all'Aquila con uno spettacolo che si chiama Sante Bambole Puttane, dove ci sono tutti i ritratti di donne particolari e tra questi ritratti appunto ci sono tante donne che discriminate dalle streghe in poi le donne sono state oggetto di grandi discriminazioni. E quindi in quel caso, quando io incisi il mio primo album Cliché, io raccontai la storia di una storia d'amore fra due donne. Qual era questo? Non ce l'hai, no? Prima di quelli lì c'era, il primissimo è stato Cliché, poi Ragiona col cuore e poi è uscito Le ragazze di Gauguin, quindi stiamo parlando della fine degli anni, dei primi anni 80. Un accenno di pane e ciliegie, ci stanno chiedendo di tutto. Madonna. Ascolterei Grazie a tutte le notti. È incantevole. Unplugged mi sembra la migliore veste per questa canzone. Grazie, prendi l'elettrica e passa al blues. Hai messo la chitarra elettrica? Ce l'ho la chitarra elettrica. E quella? No, ma adesso così, che non ce l'ho un pezzo da fare con la chitarra elettrica. Io ho anche la versione polacca di Cliché. Cliché. Ammazza. Grazie, non sei mai stata convenzionale, ma sempre personale, con una ricerca tua nei tuoi album. Chiara, questa io non l'ho capita. Sull'altare un'altra recita. Max Sam, cos'è? Questa è la canzone di cui ti parlavo prima, di Ragiona col cuore, è questa storia d'amore fra due donne. Una si sposa e l'altra non comprende perché ha bisogno di fare una cosa che non è pronta a fare o che non ha senso, per cui è questa un po' la storia di Ragiona col cuore, lei le dice ragiona con il cuore piuttosto che... E se io fossi un uomo, fatti raccontare da Grazia, Giovanni Cardella. Se io fossi un uomo? Sì, fatti raccontare. Una canzone che ho scritto con Peppi Nocera, che stai guardando l'orario? No, mi stanno scrivendo. È finita in classifica in tutto il mondo, pensa che è finita con la Randy Crawford che l'ha messa nel suo best, ed era il primo brano di apertura del best. Ma quella che hai fatto con Eddie Crawford? Sì, e quella lì è stata in classifica in Giappone e in America per un sacco di tempo, perché lei poi è andata in classifica e con questo brano, con questo singolo e con tutto il disco, il best. E quindi è stato un bel successo, If I Were In Your Shoes, che l'abbiamo cantata insieme anche, un po' in italiano, un po' in inglese. Sì, ce l'ho lei che la canta insieme a te. Sì. Alla cenna però. Ci sta anche un brano dove Grazia racconta l'Alzheimer. Sì, si chiama Laura. È due album ho fatto con il trio di Paolo Di Sabatino, quindi diciamo che è stata una virata sul jazz. E all'interno di uno di questi album, di Giverny, c'era questa canzone che si chiama Laura, su una donna che perde la memoria, perde il contatto con la realtà, sull'Alzheimer, sì, su questa tragedia. Cosa fai? Ma che ne so, mi hanno chiesto di tutto e di più. Faccio una cosa che non mi hanno chiesto. Cioè? Non lo so, faccio un pezzo, guarda, sono molto legata a questa canzone. C'è nel disco adesso? Non c'è da nessuna parte. Perché come sto non c'è facendo, da nessuna parte? Non c'è da nessuna parte. E perché? Scusi? C'è in un disco che è difficilissimo da trovare, che si chiama Inciampando, su Ciampi. Praticamente trovarono dei testi di Piero Ciampi, che lui non aveva musicato o fatto musicare, il fratello, mi ricordo, che li consegnò un po' in giro a tutti una serie di cantanti, di artisti, cantautori, e poi fu fatta una serata al Teatro Brancaccio a Roma, dove ognuno di noi scelse un testo e lo musicò. Poi, da questa serata al Brancaccio, sono stati realizzati due CD che si chiamano Inciampando 1 e Inciampando 2, quindi credo che questo brano stia, penso, in uno di questi due Inciampando. E quindi è un brano, ma chi l'ha musicato? Tu? Io. Quindi tu hai preso un testo di Ciampi e l'hai musicato. Perché io l'adoro Ciampi. Ok, e come si chiama? Senti. Sentiamola. Ecco, facciamo una cosa che non si è mai sentita. Certo. Senti questo testo di Ciampi, la bellezza, eh? Perché poi io c'avevo un bloccone così, però
Qual è stato il colpo di fulmine? Senti, io per averti ho passato la frontiera, ti ho portato con coraggio qui nel mio cuore e ti ho dato un giardino qui da me e ora parli la mia lingua per farmi una carezza. Per farmi una carezza. Senti, io per averti ho comprato una stazione qui in soffitta e così se vuoi partire devi solo salire le scale, le mie scale, le tue scale e ricordarti che ti amo. Io ti suono ogni mattina il piano e tu dici ai vicini è lei che studia, come studia. E poi viene la sera e nell'affanno mi si appannano gli occhiali, così tutto l'affanno in un minuto si siede a un tavolino e tu davanti per la cena, dolce amico che mi annunci un nuovo mattino. Così se vuoi partire devi solo salire le scale, le mie scale, le tue scale e ricordarti che ti amo, e ricordarti che ti amo. Mi senti? Alessia scrive: senti, l'avevo scritta a mano in un foglio appeso al muro della mia stanza ai tempi dell'università per ricordarmi quanto l'amore può essere puro. Anche carina questa ragazza. Sì, che meraviglia questo inedito, senti, di Piero Ciampi. Andrebbe messo nel prossimo album. Poi c'è chi ce l'ha, quel disco che hai detto. E invece Ombretta Fallani ti chiede, perché visto che Ciampi era livornese non sei mai venuta al premio Ciampi a proporre questa meraviglia? Perché mi avete mai invitato? Che non mi hanno mai invitato, io non posso presentare così al allora perché da Livorno non hanno mai invitato Grazia al premio Ciampi? Ha fatto due canzoni di Ciampi. Lei ha fatto due canzoni di Ciampi. Allora, una Senti che si chiama Ore. L'altra che si chiama Ore. Ho preso due testi. Ha preso dei due testi. Non solo, ma questa canzone. Non solo, ma queste tutti canzoni. Tutti quelli che vengono ai miei concerti sanno che io ogni concerto lo finisco con questa canzone per lui. Quale? Senti? Sì, io tutti i miei concerti alla fine. Sì, però tu non hai finito adesso, c'hai un'altra canzone. Qual è? Quella che vuoi. Quella che mi pare. Cosa vuoi fare? Madonna, ne hanno nominate tante. Una dei Beatles. No, perché lei io la chiamai a fare stasera Beatles, fu una delle artiste che chiamai a fare stasera Beatles. Cosa facesti, Black Bird? No, ho fatto Giulia. Ah, Giulia, Giulia. E poi ho fatto una cosa, mi ricordo con Ricky Gianco, che era... Sì. E me, cosa fai? Faccio un pezzettino di mio padre. Ma mi raccontaste anche che tuo padre sentì questa canzone e poi ti chiamò e disse dobbiamo parlare io e te. Sì, e poi mi tolse il saluto quando la feci a Sanremo. Perché? Perché era la canzone del riavvicinamento e lui dice che bello, la musica, tutto sommato abbiamo litigato per la musica, adesso mi hai scritto questa cosa bella. Poi quando sono andata a Sanremo mi ha detto ma come una cosa nostra a Sanremo, non ha capito, però intanto... Ma ti sei riappacificata? Sì. Le canzoni fanno miracoli, eh? Eh? Le canzoni fanno miracoli. Eh beh, certo. Questa è un'altra a cui sono tanto legata, faccio un pezzetto, Se potessi parlarti di me in
in questi giorni che il sole non c'è, senza confondermi perché sei mio padre. Se potessi cantare per me l'unica storia che al mondo non c'è, mi ricorderei che sei mio padre. Ti poserei la testa tra le mani e mi addormenterei, sognando isole, sirene in mezzo al mare. Ma non ho più fuochi da rubare in questa notte blu, li hai visti forse tu, che sei mio padre. E poi dopo, insomma, cosa? Ma per non farle tutte, perché sennò che ore fanno? Io vado anche avanti, ma sai che cosa? Visto che ti ho conosciuta e che molti lo stanno chiedendo, con le ragazze di Gauguin. Ah, un pezzettino, certo, sola con la chitarra, ma la fo. Ma le ragazze di Gauguin, perché poi Gauguin è quello che tutti sognano di fare, andarsene via, andare in un'isola tropicale, di vivere di arte, dipingere, capito? Ballerine di Degas, bianche nuvole il vento non le scioglierà, le bambine di Renoir, fiori gialli a Montparnasse, le ragazze di Gauguin, dentro gli occhi hanno il sole, lampi di uragani, e la notte le accenderà, fiamme di stelle nell'oscurità, donne candide, donne che si arrendono, donne in amore, l'amore le perdonerà, donne magiche, donne che sorridono, dolce mistero, il tempo non le cambierà, per noi, per il mondo. La chitarra scossa un po' a tenuto, scossa da come i cavalli, è presente? I cavalli del Palio di Siena. Ma ogni tanto si riperde. È scossa però. No, perché Morgan la fece cadere, ma non era colpa sua, che non c'era. No, perché non c'era il reggi-chitarra. E quindi da allora poi ho chiesto ad Aramini un reggi-chitarra, due reggi-chitarra, adesso abbiamo il reggi-chitarra, ma come vedi non li usiamo, perché quella chitarra è solamente apposata. E quella è una Duesenberg, che è una chitarra mica da ridere. Gli ho tutti i tuoi dischi, grazie. Dove si incontrano i venti, fai pane ciliegie, una nannina nanna per la buonanotte. Ah. Facciamo. Aspetta, è la Nina Nana per la buonanotte? Se me la ricordo ci provo. No, se non te la ricordi lo finiamo. Vai Giulia, così ricordi John Lennon, ma Giulia non se la ricorda, la fece quella volta là. Forse qualcosa mi ricordo. Proprio dica cosa? Di pane ciliegie. Vuoi che ti rinnovo? Vuoi il testo, te lo ricordi? No. Dai. Ok, poi, fermati, se è la Nina Nana chiudiamo con quella, sì. Dopo andiamo a nero, quindi ci salutiamo qui. Ah, va bene. Allora, Nina Nanna con pane ciliegie, che è una canzone di pace, sì. Nonostante parli di guerra. Sì. E grazie per tutti quelli che mi hanno seguito in questa diretta, grazie a Red per avermi ospitato in questo posto che trasuda musica, affetto e calore da tutti i pori. Grazie ad Alcenero per la merendina che sono digiuna e che mi ha saziato con la cioccolata e il farro. E pane ciliegie. Tutte le stelle si sono spente, l'amore mio ha fame. No, che si è spenta, amore mio ha fame. Cosa? No, ho sbagliato. L'amore mio. Ricomincia. Vediamo. Tutte le stelle si sono spente, l'amore mio non vede. Tutte le acque si sono seccate, l'amore mio ha sete. Tutte le terre
sono bruciate, l'amore mio ha fame. Tutte le favole le ho scordate, l'amore mio non dorme. Dormi, dormi, la guerra passerà. Dormi, dormi, la pace tornerà. Dormi, dormi, la guerra finirà. Dormi, dormi, la pace tornerà. Che mi dovevi ascoltare? Io ho sentito che ti saresti sbagliata col testo. Io ho detto, vuoi il testo? Ma l'ho fatta poi. L'hai fatta benissimo. Poi dopo me la sono ricordata. No, perché ho detto, ti spiego, ho detto, tutte le stelle sono spente, l'amore mio ha fame, non aveva senso. Che... Questo mi ricorda il famoso concerto con Tosca, che noi facemmo in un posto dove misi tutti i fogli per terra perché non sapevo i testi, perché imparavamo le canzoni il giorno di lettore. E spensero le luci. E dovevamo cantare insieme una canzone, si chiama Carcere Mare, e io che dovevo dire Dio che mi hai dato l'occhio per vedere, perché la canzone si chiama Scugnizzi, e che mi hai data testa per pensare, mi hai date braccia, fammi faticare, carcere mare, non vedendo più nulla perché i mortacci sua spense la luce sul testo, cominciai a dire di che mi hai date orecchie per sentire, non mi ricordavo il testo, e che mi hai data a testa per pensare. Allora in quel momento Tosca si alza e se ne va a ridere tra le quinte, e io rimango da sola sul palco con tutta la gente, 5.000 persone a Formentera, che non ridevano perché non capivano. Dopodiché poso la chitarra, la richiamo e le dico vieni qua per piacere, e ci rimettiamo sugli sgabelli e di nuovo accendono le luci, io ricomincio e le rispengono, e io ricomincio paro paro, Dio che mi hai dato orecchie per sentire e mi hai data a capo per pensare, le prende e si rialza. Allora il pubblico, pensando che siamo un duo comico, comincia a ridere e capisce che è una serata di comicità. E adesso ho pensato, chissà perché mi è venuto questo collegamento, perché ho detto le stelle spente, che cosa c'entra? La fame? Capito che collegamento che ho fatto? No, è perché tu hai cantato quello che avevi, hai detto che hai fame e quindi tu hai cantato quello che avevi appena detto. Bravo, è vero. Ma sai, bisogna vedere tutto. E non hai neanche capito che io intuivo che tu avresti sbagliato il testo. Come facciamo? La diretta? No, siamo in diretta. Siamo però ancora in diretta? Sì, però è come se fosse finita. Finisce così, ci vogliamo nel... No, stavo raccontando la tournée con Tosca, che poi finimmo a un paese che si chiama Misilmeri, in quel di Palermo, e cominciamo a cantare sempre questa canzone all'inizio, e vedemmo tutto il pubblico, chi scappava a destra e chi a sinistra. Questa fu la seconda volta che cantammo questa canzone. E rimanemmo io, lei e un morto davanti. È morto uno? No, proprio col coltello, l'hanno accoltellato, non c'è da ridere. E sono scappati tutti, siamo rimasti io, Tosca e questo qui accoltellato davanti. E da sole, in una piazza, in questo paese famoso per le lapidi, vedrai, insomma. E siamo rimaste io, lei e questo qui, e quindi lei è andata sotto shock e continuava a dire oddio è morto de profilo, oddio è morto de profilo. E cosa vuol dire de profilo? Lo vedeva di profilo, ebbe uno shock che durò 24 ore in cui ripeteva questa cosa a manetta, continuava a dire morto de profilo, è morto de profilo. E io, una disperazione. Ma era un mafioso? Avete poi scoperto chi era? Era un mafioso? No, perché ci hanno chiuso in un negozio del barbiere sotto il palco e si sono scordate di noi e se ne sono andati tutti praticamente mentre facevano le indagini, e siamo rimaste io e lei chiuse in questo negozio di senza telefonino, senza cellulare, e ci hanno liberato credo dopo un'ora e mezza, due ore, e ci hanno portato a sirene spiegate in albergo a Palermo.
a sirene spiegate senza motivo, poiché non avevano fatto niente. E lei continuò a ripetere anche a letto la sera che era morto di profilo. Questa è stata la seconda data. Poi c'è stata una terza, una quarta, una quinta, se vuoi vado avanti, ma una peggio dell'altra. Ah sì? Fu una tournée, io ho scritto un libro su questa tournée. Ho scritto un libro, poi finimmo a Fondi, che ci dissero che... A Fondi, Sardegna? Fondi. La terza data fu Fondi, dove arrivavo c'era un display con su scritto 40 gradi, ma se a me non mi pare, mi disse che fa 40, è più fresco qua. E io, vabbè, sarà rotto. Cominciamo a cantare sempre Carcere Mare. Una pizza al 40, una pizza al 40, era il display dei tavoli. Improvvisamente si allestì una pizzeria sotto il palco e quindi quello era il display delle pizze. Quindi io cominciai a cantare Carcere Mare, interrotto ogni 3x4, una 4 stagioni, una carbonara. Ecco, questo fu Fondi, che era una spianata di roulotte e quindi traumatico, no? E poi capitammo in Sardegna con un gruppo con il vello da pecora e dovevamo fare per forza un pezzo insieme. E lì, meglio che spegni, perché... Perché? Perché fu una... Perché lei aveva pazienza, no? E diceva, l'unico pezzo che possiamo fare insieme è Carcere Mare, sempre questo. Cioè, sempre questo qui. Mo vi dico che dovete fare, questi stavano, sai quando stanno chiusi per fare questo suono? Canto tenore. Per cui lei interagiva con le schiene praticamente, diceva, sentitemi, quando arriviamo a Carcere ma voi attaccate qua la tastiera, perché c'è l'unica cosa che possono fare a tastiera, per cui Carcere ma diceva lei, no? Se non... A me non mi convinceva questa cosa. Io le ho detto, guarda che succede un disastro stasera. E tu, dovevo fare sto pezzo insieme, fidate, è l'unica cosa che possiamo fare. Se non che sempre in questa formazione entravano e uscivano a piacimento. Io facevo, che so, Dio che mai dato, facevo, l'occhio, e quindi a un certo punto, io avevo le mani nei capelli, non sapevo che fare, pure lei. Questa canzone, questa tournée è stata una roba che non si può raccontare. E chissà perché adesso ho collegato con il testo, vedi dove tu mi hai detto l'occhio, con la tournée mia con Tosca. Pazzesco. Vabbè, ci vorrebbe una vita per scrivere tutto, dai. Ma hai scritto veramente un libro tu? Giuro, lei l'ha letto. Ho scritto un libro su sta tournée. Ma l'hai pubblicato? Ma che no, oltretutto c'ho nomi e cognomi, perché qui se ti dico che ci successe lì a Missil Mary, lì in quel paese lì dove cantammo col morto, che da dietro continuavano a urlare andate avanti, tanto è morto, perché dovevamo fare tre pezzi, due pezzi, ma che ne sai? E poi insomma abbiamo fantastico. Un giorno vengo e ti racconto la tournée mia. Poi ci fu anche quella? Io, lei e Rossana. Ci sono una serie di episodi. Ah, voi tre insieme? E poi c'è l'altro quartetto che si formò, io, Rossana, Tosca e Mariella Nava, con Renato Zero. Anche quella, cioè? Una bella avventura, che cantammo con lui all'Olimpico. Amico, facevamo questo pezzo a cappella. E quindi siamo state con Renatino a preparare questo brano, che è stata un'esperienza troppo carina. Perché? Troppo carina, veramente molto carina. E poi abbiamo cantato all'Olimpico. Io uscii da un baule con una candela. Renato, fantastico. Renato è meraviglioso. Idea di Renato quella lì. Sì, io l'adoro. Io adoro Renato, guarda, veramente una persona meravigliosa. Quei 4-5 giorni a casa di Renato e noi quattro lì a preparare il pezzo, penso siano indimenticabili. C'ho tante cose che ti voglio raccontare, chiudi che così te le racconto. Ah, quindi e loro non godono, quindi ti racconto. Vabbè, dai, queste sono cose un po' più private, un po' più... Hai ragione. Allora adesso noi... È morto di profilo, non ci dormirò. Continua la diretta. Nick Nas scrive, continua la diretta, tanto è morto. Ha ragione.
è simpatica la sua comicità, ma secondo me tu dovresti fare questo. Sai tu che mi ricordi quando hai cominciato a fare così? Mi ricordo molto Samuele Bersani. Sai perché? Sì, sì, ti spiego perché. Samuele Bersani è un cantante serio, le sue canzoni sono serie. Sì. Se vai a vedere uno spettacolo dal vivo di Samuele Bersani, tu muori da ridere. Ah, ma che carino. Perché lui ti racconta aneddoti suoi o cose, no? Con la serietà, un po' come racconta, che sono buffi da matti, capito? Quindi ridi e poi entra Efti, fa il cacciatore di asterischi. Oppure... Allora me lo vado a cercare, Bersani, possiamo mettere su un teatrino qua. Aspetta che lo chiamiamo, chissà mai che ti risponda. Un teatrino, io lui con un po' di racconti. Io ho tutta questa tournée qui, ma poi ho anche un'altra serie di episodi, Quale quella tournée lì con... La con... festa del ciuco, sono tante cose. Eh? La festa del ciuco. Festa del ciucco, è bellissimo. Tu quando mi raccontavi quelli lì che mettevano sulla pizzeria, no? Mi è venuto in mente che Vasco Rossi mi raccontava che le prime sue concerti faceva la festa dell'unità. Certo. E allora c'era che ne so, respiri piano per non fare rumore. Avviso il caposala, sono finite le patatine fritte! Guarda, io penso che peggio di tutti è successo a Rossana Casale, cioè? Che si è trovata in un concerto e mentre stava cantando Brividi, siccome a uno che aveva il terrazzino gli dava fastidio l'albero, è sceso con la motosega per l'albero davanti al terrazzino, mentre lei cantava si è girato perché sentiva tutto il rumore della motosega e questo è andato avanti indisturbato fino a che non ha tagliato l'albero. Ma ti rendi conto? Guarda che succedono delle cose. L'Italia è bello, un bel paese. Bisogna girarla perché vedi la gente che non conosce l'Italia e che dice che magari vive in una città. Bisogna andare nei paesi, bisogna sedersi sui divani con gli album delle foto del matrimonio della figlia della signora che ti ospita. Bisogna entrare nelle famiglie. Ma io diciamo che faccio questo lavoro per questo motivo in realtà. A me ne hanno raccontato una bellissima di Sergio Bruni. Sai, Sergio Bruni il maestro per tutti i napoletani, capito? Allora Sergio Bruni viene invitato a fare una serata in un paese, no? E allora quando arriva maestro... tutti ossequiosi, no? Lo portano sul palco e gli fanno vedere la piazza. Vede, maestro, che bella piazza che abbiamo. Che tenim. Io non so fare napoletano. Io non so fare. E lui dice, sì, sì. Peccato quell'edificio. E c'era un edificio che stonava, l'avevamo costruito dopo, sai, quelli opprobri che fanno, no? Quell'edificio. Lo sappiamo, maestro. Ma non lo si potrebbe spostare? E sai come gli hanno risposto? Maestro, per stasera non ce la facciamo. Non gli ha detto che cazzo dici? Maestro, per stasera non ce la facciamo. E lui ha detto, peccato. Questa è bellissima, questa la trovo bellissima. Va bene ragazzi, va bene, ciao vi tutti. Adoro, mi state facendo morire dalle risate, però è finita. Buonanotte a tutti. Ciao, grazie a Grazia di Michele. Ma la cagnolina dov'è? È qui, sempre qui la cagnolina. Ma fra l'altro tu l'hai fatta, lei era felicissima, tu le hai fatto delle canzoni che lei era felicissima. Ce ne so tante, com'è bello fa l'amore quando è sera, core a core con sta cucciola sincera, e se Red poi ti chiede che stai a fa, gli risponde cuccia mia ma che vuoi fa, l'ho comprata con gli ossetti sta casetta e ci porto ogni cagnetto che me va, specialmente in primavera quando è sera. Guarda, lei ascolta. Ciao, buonanotte. Ciao. Com'è carina.